Amiche e amici di Telepordenone, ben ritrovati e grazie per essere anche questa sera in nostra compagnia con le notizie, con le informazioni del nostro notiziario. Il 6 maggio in Friuli da 45 anni è una data dedicata alla memoria delle vittime dell'Orcolata, del terribile terremoto che ci colpì nel 1976. E anche questa edizione del nostro notiziario non poteva non essere dedicata per buona parte a questa triste ricorrenza. Avremo comunque anche la cronaca e gli approfondimenti dei nostri ospiti. E prima di iniziare, passerei la linea ai colleghi delle redazioni di Udine e del Veneto per le loro anteprime e per i loro saluti. Ben ritrovati dalla redazione di Udine Gorizia e Trieste. In primo piano il sequestro di 50 milioni di mascherine da parte della Guardia di Finanza di Gorizia in tutta la regione. Si parlerà anche delle sanzioni per due attività, Cividale del Friuli e dell'arresto di un pluripregiudicato che importava eroina dalla Slovenia. Per quanto riguarda la nostra parte, apriremo il telegiornale con la testimonianza per il ricordo del terremoto del 1976, arrivato a 45 anni. Notizie anche di cronaca con l'arresto di quattro persone responsabili di una truffa ai danni di un uomo di San Daniele del Friuli. Spazio infine alla 28ª edizione della Corsa per Haiti e al Festival Grado Isola delle Donne. La linea adesso al collega del Veneto. Grazie della linea, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Si discute del Green Pass in vista della stagione turistica, questo nuovo strumento pensato per valorizzare e incrementare il comparto strategico per l'economia nazionale, non solo quella del Nord-Est, affinché sia un'estate caratterizzata da un'alta presenza di turisti. Ma dalle categorie c'è qualche perplessità. Ne parleremo nel corso del telegiornale con il coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete, Alberto Maschio, che parla di un ostacolo invece proprio al turismo. Questa introduzione del Pass Verde. Blitz della Guardia di Finanza in Veneto, scoperti 120 kg di ricci di mare provenienti da Chioggia e poi pronti per essere trasportati nel sud Italia. Sono stati sequestrati e poi rigettati in mare. 16.000 giocattoli nel corso di un'altra operazione posti anche qui sotto sequestro. Esplosione all'interno dell'abitazione nel Bellunese, due persone ferite, una donna di 58 anni lotta tra la vita e la morte. Poi non perdetevi tutti gli approfondimenti dal Veneto orientale nella nostra parte, a cominciare da un uomo che è stato sorpreso per ben due volte mentre pedalava in autostrada nel tratto Latisana-Portogruaro. Aspettiamo due ospiti in studio, ricca pagina legata al turismo, linea Pordenone. E allora la Guardia di Finanza ha sequestrato altri 50 milioni di mascherine in regione. Abbiamo il servizio di Giovanni Aiello. La Guardia di Finanza di Gorizia ha recuperato e posto sotto sequestro ulteriori 50 milioni di mascherine fornite dalla prima struttura commissariale per la gestione della crisi pandemica alle regioni e da queste distribuite alle strutture sanitarie e alle amministrazioni pubbliche. Si tratta del residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi approvvigionato dalla precedente gestione della struttura per l'emergenza, di cui 65 milioni già sequestrati nel corso delle attività avviate dallo scorso mese di febbraio, in quanto non conformi alle normative vigenti e pericolosi per la salute. Le analisi di laboratorio che hanno preceduto i primi sequestri avevano evidenziato che il coefficiente di penetrazione di questi dispositivi è decisamente superiore agli standard previsti. In alcuni casi, infatti, la capacità filtrante è risultata essere addirittura 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato, con conseguenti rischi per il personale sanitario che le aveva utilizzate, nella falsa convinzione che potessero garantire un'adeguata protezione. L'attività nel suo complesso ha permesso di sequestrare circa 115 milioni di dispositivi di protezione pericolosi, che l'analisi della documentazione acquisita ha consentito di stimare nel valore di circa 300 milioni di euro, nonché di condurre alle responsabilità penali dei rappresentanti legali delle società fornitrici della struttura commissariale. E allora c'è stata un'esplosione all'interno di un'abitazione nel Bellunese e purtroppo due donne versano in gravi condizioni. Abbiamo il servizio di Alessio Conforti.
Un forte boato percepito anche dai residenti in zona e poi due donne che ora sono ricoverate in ospedale in condizioni gravi è il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina a Sovramonte nel Bellunese in località Sorriva. Al civico 158 i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una deflagrazione che ha reso completamente inagibile l'edificio. Secondo quanto ricostruito sembra che tutto sia stato causato da una fuga di gas. Una 54enne si trova al centro Grandi Ustionati di Padova e lotta tra la vita e la morte a seguito delle pesanti ustioni riportate. Una 98enne invece si trova all'ospedale di Feltre. La prima è la badante dell'anziana che questa mattina si sarebbe recata in cucina per preparare il caffè. Dopo poco è accaduto il peggio con la potente esplosione che ha distrutto completamente la casa. L'esatta dinamica è al vaglio della sezione tecnica dei pompieri che poco dopo le 9 si sono precipitati sul posto arrivando da Feltre con tre automezzi assieme al personale sanitario del SUEM 118 che ha preso in cura le ferite. La più grave ha raggiunto il capoluogo euganeo in elicottero. E allora entriamo nel tema della serata, lo abbiamo detto all'inizio, l'anniversario del terremoto del 1976. Abbiamo sentito uno dei protagonisti della ricostruzione post terremoto, un pordenonese, un ingegnere, l'ingegner Sergio Dell'Anna, e lo ha intervistato la collega Tania Pellegrini. Prego. "137 comuni colpiti, 989 vittime, 3.000 feriti e quasi 100.000 sfollati. È il bilancio del terribile terremoto che 45 anni fa ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Una storia di polveri, macerie e dolore che il popolo friulano non ha mai dimenticato. Ma anche una storia di resilienza, coraggio e voglia di ricostruire. Pietra dopo pietra, tutto ciò che era stato distrutto dal sisma è stato ricomposto, secondo un ordine ben preciso su richiesta dell'arcivescovo di Udine, il Monsignor Alfredo Battisti. Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. Proprio di questo ci ha parlato l'ingegnere Sergio Dell'Anna, che ha guidato un gruppo di tecnici nella ricostruzione di alcuni dei comuni quasi completamente rasi al suolo dal sisma. Il terremoto del Friuli si connota per un fatto, e cioè le ampie deleghe date dalla regione ai sindaci dei comuni per la gestione delle opere di ricostruzione e per il coordinamento efficace dal punto di vista tecnico-amministrativo fatta dalla regione con un gruppo tecnico centrale che ha realizzato una serie di documenti comuni a tutti gli interventi che si eseguivano in regione con le stesse metodiche, gli stessi elaborati, gli stessi elenco prezzi unitari in maniera di avere uniformità nella gestione. Era stato deciso ed attuato una cronologia degli interventi che vedeva al primo posto la messa in sicurezza delle fabbriche, perché bisognava garantire il lavoro. Poi si è passati a sistemare le case e gli edifici scolastici e da ultimo sono stati sistemati gli edifici di culto. Io ho seguito come professionista queste esperienze, per cui ho riparato alla fine, verso il quarto anno, quinto, chiese e campanili che prima avevamo invece, su cui non eravamo intervenuti. La mia esperienza sugli interventi è quella di un tecnico che era capogruppo di un gruppo B, cioè di un gruppo che aveva la responsabilità della progettazione, direzione lavori e anche liquidazione dei fabbricati nell'ambito di un comune. Come capogruppo B eravamo, come tutti i gruppi, composti da 8-9 tecnici, ingegneri, architetti, geometri e abbiamo riparato oltre 100 case. I lavori di ricostruzione per la gran parte si sono conclusi nell'arco dei 4 anni successivi.
Io ricordo che ho capito che era finita quando ho avuto l'incarico di sistemare i vialetti di accesso, le mura e opere accessorie del cimitero. Sistemiamo la casa dei morti, vuol dire che quelle dei vivi le abbiamo già messe a posto. Quello che si deve imparare è che un evento così catastrofico e diffuso sul territorio non può essere gestito da una unità centrale, ma deve essere dato in gestione alle unità periferiche, cioè fondamentalmente ai comuni, e sulla base però di documenti tecnici uniformi e validi per tutti. E dopo aver fatto dei corsi di aggiornamento professionale ai tecnici perché operino tutti secondo le stesse metodiche, ed è quello che intelligentemente quella volta la regione aveva fatto. Se noi ci guardiamo indietro, dobbiamo dire che sono stati veramente persone capaci e intelligenti, non avendo alcuna esperienza e alcun riferimento davanti, e hanno saputo scegliere la strada giusta. Ed è con noi il sindaco di Pordenone, Alessandro Ceriani, che saluto. Buonasera. Grazie, buonasera, buonasera a lei. E senta sindaco, volevo commentare con lei alcune foto che provengono dalla collezione di Gino Argentin. Sono foto di, intanto prego la regia di mandare, ecco, la prima l'abbiamo già mostrata anche lunedì. Sono foto di 100 anni fa, anche meno, ma mostrano una Pordenone completamente diversa. Questo ad esempio... questa foto riguarda Villa Valdevit Quirini e il laghetto e il parco nelle pertinenze della villa, e qui ad esempio oggi sorge il centro direzionale Galvani, per esempio, no? Quindi era una Pordenone diversa e oggettivamente più bella, molto più bella. Una cittadina industriale di circa 20.000 abitanti della provincia di Udine, che però, insomma, la domanda è, secondo lei, dove abbiamo sbagliato? Ecco, adesso vediamo il Parco delle Rimembranze, per esempio. Ma guardi, io sono reduce proprio poco fa da una visita col Vescovo, il Profeto, alla mostra fotografica che abbiamo organizzato con la Associazione Panorama in Viale Marconi della Pordenone che non c'è più. E da lì ci si rende conto dei guasti, degli errori, talvolta anche dei delitti di carattere urbanistico e paesaggistico che sono state fatte nell'arco di decenni. Le ragioni secondo me sono molteplici. Da un lato si usciva dalla guerra, quindi non si andava tanto per il sottile, occorreva realizzare nuovi edifici, nuove strade, aumentava la popolazione, si passava da una vocazione tradizionalmente agricola a quella industriale e artigianale. Resta il fatto però che la politica da un lato e l'insensibilità dei costruttori dall'altro hanno fatto degli scempi che sono irreparabili. Se uno va a vedere quelle fotografie si accorge come da un lato si sono stati distrutti degli edifici che oggi sarebbero bellissimi e sarebbero visitati da tutti. Che farebbero probabilmente oggi di Pordenone una delle città più belle, anche turisticamente più appetibili della regione. Assolutamente, a punto tale che oggi dobbiamo riproporre le foto per richiamare i turisti. E il secondo aspetto che è stato letteralmente tradito e violentato è quello dell'acqua. Pordenone è una città che è cresciuta, vissuta, si è originata dall'acqua, che ha avuto le sue fortune anche industriali legate all'acqua, eppure nel momento in cui bisognava valutare l'importanza e la bellezza di alcuni scorci, pensate a Piazzetta Pescheria, che era attraversata dall'acqua, o le rogge che sono state coperte, che oggi potrebbero darci un'immagine simile o migliore di quella di Treviso, tanto per dirne una, o di Sacile in XVI, potremmo essere stati molto più belli, oggi è assolutamente recuperabile. Perché irrecuperabile? Perché da un lato abbiamo costruito di tutto, e talvolta abbiamo costruito male e abbiamo costruito edifici brutti, e dall'altro perché l'urbanizzazione e l'edilizia selvaggia di quel tempo ormai ha riempito la città sia di abitanti sia di sottoservizi, per cui sarebbe praticamente impossibile far riemergere le rogge. C'è la possibilità di fare qualcosa, ci stiamo studiando, e di recuperare alcuni aspetti della vecchia identità. Chiudo portandole un esempio: Piazza della Motta e il dibattito sul nobile interrompimento. Sapete perché il nobile interrompimento fu abbattuto? Non fu abbattuto perché era pericolante, cioè per far passare i camion che dovevano portare i vini, visto che l'ex convento era sede di una ditta di vini. Quindi vuol dire che la sensibilità del tempo lasciava il passo evidentemente a interessi di carattere economico. Anche oggi è così, con la differenza che un tempo non si è andati tanto per il sottile.
Senta, veniamo ai fatti di oggi, insomma, la riqualificazione dell'area della caserma mitica, no? L'ipotesi di realizzare un polmone verde, un altro parco cittadino, magari da collegare agli altri due con delle ciclabili, è già stata scartata definitivamente? Oh, guardi, noi abbiamo per primi, ci ascriviamo il merito, penso indiscutibile, di aver recuperato quell'area, cioè di aver intavolato con le forze armate un ragionamento sul destino di quella caserma. Il Ministero aveva introdotto il cosiddetto progetto caserme verdi, cioè quella di spostarsi da alcuni siti per realizzare delle caserme più moderne e di lasciare liberi quei siti. Noi siamo riusciti a portarlo a casa senza spendere un euro, mentre all'inizio sembrava che bisognasse pagare lo Stato per avere quelle aree, ma soprattutto siamo tra i 5 siti nazionali che sono stati selezionati, quindi vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto è buono. Ora lì bisognerà fare una valutazione più complessa, ma noi abbiamo già fatto uno studio di fattibilità, il cosiddetto studio Corde, che prevede proprio di destinare una parte consistente di quei 12 ettari ad aree verdi. Come connetterle col resto del patrimonio ciclabile e ambientale di Pordenone è da vedere. Quale destinazione dare ai rimanenti ettari è da vedere, è da discutere. Non è una cosa che si deciderà nelle segrete stanze del comune o che sarà appannaggio esclusivo del sindaco e degli assessori. Servirà l'apporto di esperti, di tecnici, di cittadini, di persone che diano dei suggerimenti per costruire insieme quella che sarà una delle aree strategiche della città, 12 ettari nel cuore di Pordenone. Fa specie però che qualcuno adesso magari venga in televisione e sui giornali ad appropriarsi indebitamente di questa vittoria politica che è ascrivibile esclusivamente a questa amministrazione. C'è qualcuno che ha avuto responsabilità politica nel passato che evidentemente non aveva mai pensato a cosa fare di quella caserma. Oggi invece siamo dinanzi a una realtà. Non si tratta di, ovviamente, di una cosa che si realizzerà domani. Dovremo aspettare che i militari si spostino e poi iniziare il ragionamento. Ma ripeto, verrà chiesto il contributo di tutti per fare in modo che all'interno ci siano quei servizi, ci siano quelle attività che servono a Pordenone e che guardano ovviamente non all'immediato ma magari ai prossimi 50-60 anni. Scuole, sanità, servizi sociali, lo vedremo insieme. Senta Sindaco, in chiusura, visto che il ricordo del 1976 è il filo rosso che unisce un po' tutta questa edizione del telegiornale, no? E volevo chiederle un suo ricordo personale del terremoto, perché sì, noi insomma eravamo bambini, ma io personalmente ho qualche vivo ricordo. Ecco. Io me lo ricordo perfettamente perché mi trovavo nella parte, nel primo piano di dove abitavo e mi ricordo che a un certo punto tutto è diventato buio, nero, mi sono messo sotto un tavolo finché mio zio mi ha portato fuori all'aperto insieme ai miei fratelli, non c'erano i miei genitori perché erano in Canada a trovare i parenti. Abbiamo dormito, mi ricordo, in giardino dentro i bagagliai delle macchine, tutti e quattro i fratelli con i nostri zii, con grande preoccupazione, soprattutto perché dopo c'erano le scosse di assestamento. A tanti anni di distanza però il ricordo diventa orgoglio, perché le parole del Vescovo di Udine, prima le fabbriche, dopo le case, dopo le chiese, sono la dimostrazione non solamente di una macchina che in maniera efficientissima, come ricordava l'ingegnere Dell'Anna, ha ricostruito la città, ma accanto all'aiuto delle istituzioni c'è stata la solidarietà di tutta la popolazione friulana che si è rimboccata le maniche. Mio padre era medico e c'era un via vai di gente che veniva a prendere i farmaci o veniva a chiedere aiuto per andare in un paese, per andare in una zona terremotata a portare assistenza, del tutto in maniera volontaria. Accanto a questo c'è stato anche l'intervento diretto dei privati, nessuno ha atteso gli aiuti, i primi ad essersi aiutati sono stati gli stessi friulani, quindi un'ottima dimostrazione di organizzazione da parte del pubblico e dall'altro lato il carattere indomito, determinato e capabile dei friulani che hanno ricostruito la loro terra. Grazie al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. E c'è stato un blitz della Guardia di Finanza in Veneto, sono stati sequestrati 16.000 giocattoli cinesi e 120 kg di ricci di mare. Abbiamo il servizio di Alessio Conforti. Doppio sequestro in poche ore da parte della Guardia di Finanza in Veneto. Il primo blitz delle Fiamme Gialle è stato eseguito lungo la strada statale Romea. Si è trattato di un carico con all'interno ben 120 kg di ricci di mare provenienti dalla zona di Chioggia e diretti in Puglia. Il prodotto era all'interno di un furgone, è stato sequestrato e poi rigettato in mare. Nel Rodigino invece, in prossimità dell'uscita del casello autostradale A13 di Villa Marzana,
I Baschiverdi hanno fermato un mezzo che proveniva dalla Campania ed era diretto al Veronese. Dentro vi erano 16.200 giocattoli prodotti in Cina, tutti non conformi alla normativa di settore. Il furgone inoltre era sprovvisto di assicurazione. Allora siamo con Ferdinando Pivetta, ergonomo posturale. Buonasera Pivetta. Buonasera a tutti. Senta, l'argomento di oggi è lavoro e postura, no? Lavori ed ergonomia. Quali sono i lavori più a rischio? Ma diciamo che fondamentalmente tutti i lavori sono a rischio, però ci sono categorie dove i problemi posturali si evidenziano di più. Non tanto per il lavoro in sé, quanto per l'ambiente di lavoro. Cioè, se noi dovessimo, come dire, fare un parallelo tra chi vende il pane e chi, non so, sta in uno studio di architettura, chi è che sta meglio o chi è che sta peggio? Direi che stanno male tutti e due. Allora, chi fa un lavoro tipicamente da seduto, ovviamente non ha quella posizione che dovremmo avere, come la natura ci ha insegnato, a stare in piedi, noi siamo fatti per camminare, mentre chi, come chi da vende, lavora dietro un banco o fa il cameriere, è in uno spazio che non è corretto, anche se sta in piedi, quel tipo di movimento che fa non è il massimo per chi ha problemi posturali, chi ha mal di schiena soprattutto ne soffre molto. Ma se dovessimo fare, non so, anche un confronto tra chi lavora in ristorante, tra il cuoco e il cameriere, chi sta peggio? Sicuramente il cuoco, perché la posizione di lavoro che fa è un po' infima, proprio il tipo di attività che fa. Diciamo che poi negli ambienti di lavoro ci dovrebbero essere quelle accortezze da parte di chi utilizza alcune attrezzi o perlomeno sedute, dove si tenga conto di come è fatta una persona. Cioè, le scrivanie sono alte una misura standard, intorno ai 76 cm, ma per chi è 1,70 m va bene, ma per chi è 1,95 m no. E le sedute uguali, le sedie sono alte tutte uguali, ma non vanno bene per tutti, hanno una misura standard. Quindi in alcuni casi sarebbe da vedere come utilizzare l'ambiente di lavoro. Direi anche che è buona regola, quando si fanno alcune attività troppo sedentari, di ogni tanto fare qualcosa per sgranchirsi, come. Questa è una cosa. Poi... allora abbiamo parlato delle, come dire, delle professioni più a rischio. E quelle invece che se la passano meglio? Allora, le professioni più a rischio che abbiamo detto, parrucchiere, baristi, sì, camerieri, cuochi, commesse, ok, sono tutti quelli dove le persone vivono, quegli spazi che non sono adatti, proprio fatti per noi, ma d'altronde ci adattiamo. Ma quelli che sicuramente stanno meglio, anche se fanno un lavoro, diciamo, più di fatica, sono, non so, il giardiniere, l'agricoltore, il bagnino. Non rimangono troppo fermi nella stessa postura. Non solo non rimangono fermi, ma vivono e si interfacciano con l'ambiente naturale che consona a noi, cioè la superficie che è adatta a noi, la superficie naturale. E sempre lì si torna. Purtroppo noi ci adattiamo a dove stiamo. E se l'ambiente è conforme a come ci siamo sviluppati, non andiamo incontro a alcuni problemi. Viceversa, altrimenti, stiamo lo stesso su una superficie non adatta a noi, però produciamo poi degli errori. Senta, iniziamo a parlare di un argomento, magari poi lo approfondiremo la prossima volta, la prossima settimana. Lo sport, perché lo sport pensiamo sempre che sia un toccasana per la salute, ma non sempre è così. Non sempre è così, perché in realtà lo sport, bisogna vedere che tipo di sport, non tanto per quale sport, ma con che intensità di sport. Perché noi siamo una macchina biologica che è fatta per fare attività del movimento. Certo, non possiamo pensare di fare tutti i giorni 4 ore di corsa, altrimenti non è più sport, diventa un lavoro, ma soprattutto la logoria è molto, molto intenso. Io direi che lo sport sì, va fatto, anzi è necessario, lo sport inteso come attività di movimento. Se dovessimo fare dire qual è quello che fa meno peggio per l'essere umano, direi sicuramente camminare. Camminare, possiamo camminare per chilometri direi quasi infiniti, però diciamo che noi per camminare siamo fatti per camminare. Gli altri sport ci adattiamo, ma non sempre sono adatti a noi, soprattutto è l'intensità che fa la differenza. Benissimo,
Chiarissimo come sempre. Grazie a Ferdinando Pivetta, ci vediamo penso la prossima settimana, no? Per qualche altro argomento interessante. Sicuramente. Grazie. Grazie a voi, buonasera. E allora torniamo sul tema, 1976-2021, sono passati 45 anni e quella notte soprattutto, ma poi anche nei giorni successivi, determinante fu l'opera dei radioamatori. Eravamo in un'epoca in cui ovviamente i cellulari ancora non c'erano, le comunicazioni erano affidate alla radio e chi riuscì a allestire i primi fondamentali ponti radio furono i radioamatori, tra cui Luigi De Biasi, che saluto. Buonasera De Biasi. Lei fu uno dei primi a partire, come mi ha raccontato prima nel fuori onda. Si trovava a Udine per questioni familiari e appena fu diffusa la notizia del terremoto non ci pensò due volte, riportò la famiglia a casa a Pordenone e poi partì verso la montagna. No, guardi, un po' diverso, il discorso è questo: eravamo a cena da un altro radioamatore a Udine, a nord di Udine, quando abbiamo preso questo grosso spavento della prima scossa. Sceso dal primo piano, ci siamo fatti la conta, mancava la figlia del nostro amico, allora di corsa sono ritornato al primo piano e l'ho trovata sotto il letto, portata giù. Ho acceso immediatamente la radio che avevo in macchina, un apparecchio radio come vedete questo qua, che sono apparecchi diciamo commerciali però elaborati dai radioamatori per farli funzionare sulle frequenze dei radioamatori. Accesi l'apparecchio e questa è la prima radio che ha fatto i primi collegamenti del terremoto, proprio diciamo 10 secondi dopo la scossa. Infatti appena scesi, all'inizio pensavamo che fosse esplosa una polveriera perché tutta la montagna era rossa e un caldo enorme che molta gente si è ustionata le gambe dal caldo che ha sprigionato la terra. Accesi la radio e ascoltai un radioamatore di Buia e uno di Maiano che chiedevano aiuto perché lì era caduto tutto. Allora capimmo immediatamente che era un terremoto di quelli proprio a largo raggio. E l'amico di Maiano, MQJ, ognuno abbiamo un nominativo particolare che ci distingue uno per uno in tutto il mondo. SQJ era quel radioamatore di Maiano che aveva vicino a lui il maresciallo dei carabinieri che non arrivava a contattare il comando dei carabinieri di Udine perché tutte le linee telefoniche erano saltate. Allora, e un altro nostro amico di Buia diceva altrettanto che lì era caduto tutto e stava trasmettendo dal garage perché la casa era lesionata. Con il nostro caro amico Giulio, che era quel radioamatore cui eravamo invitati a cena quella sera, andammo immediatamente al comando dei carabinieri a Udine e con il capitano che comandava la stazione lì abbiamo fatto sentire i primi collegamenti e lui si rese conto, diede anche degli ordini ben precisi e specifici dalla mia radio. Dopodiché, visto che stavano già arrivando rinforzi, anche stavano arrivando quelli i rinforzi mandati dal comando di Gorizia dei carabinieri, pensammo di andare a recuperare le nostre famiglie che erano in mezzo a un prato, in mezzo alla campagna, abbandonate a se stesse. Arrivato lì, sempre con la radio accesa e si sentivano praticamente le varie necessità. Infatti c'è stato un radioamatore di Pordenone che ha registrato i primi collegamenti radio proprio dall'inizio e si sente chiara la mia voce che, non dico da dittatore o quasi, davo delle impartizioni di dire uno fa il capomaglia in modo da gestire le trasmissioni. Fummo fortunati perché le trasmissioni radio avvennero tramite il ponte R6 del Piancavallo che, caso vuole, il 20 agosto dell'anno prima
abbiamo installato io e un amico di Porto Gruaro con l'autorizzazione del comune di Aviano, che ringrazio ancora oggi. Senta, ma ci racconti, insomma, la sua prima destinazione fu Forgaria, no? La prima destinazione, io venni a Pordenone e scaricai la famiglia a casa, e poi andai a Largo San Giovanni, feci il pieno della benzina, che era ancora aperto il distributore con tutta la gente nella piazza. Un signore si avvicinò e dice: ma lei va a Forgaria? Io ho parenti a Forgaria, vengo anch'io con lei. Siamo partiti e siamo andati a Forgaria. E lì la situazione qual era? La situazione, illuminazione pubblica interrotta, buio totale. Tutto buio, l'unica cosa che si sentivano i muggiti delle mucche, che logicamente le stalle erano crollate e loro poverine erano sotto. Lungo la strada, le persone sul ciglio della strada, tutti spaventati. E quando io rifeci quel tragitto, un ponte, io feci un salto con la macchina, perché era aperto di 10 centimetri. Quando sono ritornato indietro, quella spaccatura si era riunita. Avevamo anche un po' di paura. Arrivato a Forgaria verso mezzanotte, lì trovai proprio all'inizio del paese, non si poteva entrare dentro perché era crollato tutto, non si poteva entrare, non c'era luce, non c'era niente, però ho trovato un reparto di militari che erano lì, già arrivati su probabilmente dalle caserme che erano sotto. Allora, visto e considerato che era già presente quella situazione lì, e ho detto: ragazzi, siete autosufficienti, potete comunicare con i comandi, io rientro a Pordenone. Sono rientrato a Pordenone. La cosa che feci immediatamente, alla mattina, andai in prefettura e mi feci fare il permesso per poter circolare, perché a quei tempi avevano messo tutti i blocchi per le strade, carabinieri, polizia e guardia di finanza, che non poteva passare nessuno. Senta, in conclusione, perché l'argomento è interessantissimo, ma magari lo riprenderemo, certo. Magari ci realizzeremo anche uno speciale. In conclusione, qual è il suo ricordo più vivo, il ricordo, di quella notte e dei giorni successivi? Il ricordo è che il giorno 7 mi viene chiesto dalla prefettura, siccome non c'erano abbastanza bare per Montenars, erano i cadaveri senza la bara, mi chiesero di poter portare della formalina da buttare sopra i morti per le epidemie. Io andai da una nota ditta di Pordenone e mi feci dare due taniche da 25 litri di formalina, li misi in macchina, io e l'amico Giorgio, che anche lui come me aveva il nominativo radioamatore, Giorgio Ciprian, andammo a Montenars per buttare la formalina sopra queste povere vittime. Arrivati invece, una cosa che non si può dimenticare, quella cosa, vedere i cadaveri messi, accatastati, buttati lì come fosse, diciamo, dell'immondizia, mi ha colpito e tuttora ho l'immagine davanti agli occhi di quella scena. Va bene, grazie a Luigi De Biasi per il suo contributo. Grazie a voi altri. Allora, un pluripregiudicato è stato sorpreso a comprare eroina oltre il confine dalla polizia di Gorizia. Abbiamo il servizio di Giovanni Aiello. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Gorizia hanno scoperto un escamotage molto particolare utilizzato per rifornirsi oltre confine di stupefacente, escogitato da un noto tossicodipendente goriziano e dal suo sodale. Il 34enne, che è gravato da numerosi precedenti specifici ed esattamente un anno fa è stato perciò sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore di Gorizia, con divieto di far uso di apparecchi di comunicazione, si avvaleva della complicità di un amico che svolge l'attività di lettura a contatori elettrici guidando un furgone a noleggio. Per sfuggire ai controlli della polizia e raggiungere inosservato Nova Gorizia, caricava nel vano posteriore del veicolo la sua bicicletta elettrica e si faceva lasciare ogni volta in un punto diverso, a ridosso della linea di confine. Dopo pochi minuti, perfezionato l'acquisto di droga, l'uomo ricompariva in Italia in un altro posto, dove ad attenderlo c'era sempre lo stesso furgone. Questo movimento strano è stato notato nei giorni scorsi dagli operatori della squadra mobile, che, riconosciuti i due, hanno deciso di predisporre un controllo. Quando l'uomo si è fatto lasciare in prossimità del confine di Stato in sello alla sua bicicletta elettrica e passato in Slovenia, gli agenti della sezione antidroga hanno seguito il furgone fino in via Cicconi, dove si è fermato per attendere con i portelloni aperti l'arrivo a gran velocità dell'amico.
In un attimo questi è salito nel vano posteriore caricando la bicicletta. Il furgone è ripartito ed è stato fermato a breve distanza. Nelle mani del ciclista sono stati rinvenuti 3,5 grammi di eroina, motivo per il quale il giovane è stato denunciato alla locale procura della Repubblica e gli è stato sequestrato il telefono cellulare, che portava contravvenendo al divieto impostogli con l'avviso orale. Si ritiene che il piccolo quantitativo di stupefacente, di cui si approvvigionava pressoché ogni giorno, servisse all'uso di altri tossicodipendenti locali legati ai due controllati. E allora lo scrittore Massimiliano Santarossa ci ha inviato un contributo nel quale evidenzia un video nel quale evidenzia la frattura culturale che si creò tra il Friuli del prima e del dopo terremoto. Prego la regia. Ma oggi è il 6 maggio 1976, lo sappiamo tutti, e ricordo solo una cosa, me l'ha chiesta l'amico Pier Giorgio Grizzo per Telepordenone. Ci sono dei numeri freddi: 990 morti, 100.000 sfollati, 20.000 case distrutte, 75.000 addirittura fortemente danneggiate, fabbriche, chiese, campanili. E metà Friuli, come sappiamo tutti noi friulani, scomparve in 60 secondi, 59 per la precisione, tra la polvere e il sangue. Però venne altro che sinceramente viene poco ricordato. Da una parte lo ricostruimmo, l'orgoglio dei friulani lo conosciamo, ma c'è anche molta retorica in questo. Spesso vengono dimenticati gli enormi finanziamenti ricevuti, gli enormi aiuti, eccetera. Stando distanti dalla retorica, dopo 45 anni, oserei dire anche che quei 59 secondi hanno portato via 2000 anni di storia, un'eternità. Sono stati una frattura per il popolo friulano, per le nostre famiglie, tutti noi abbiamo perso qualcuno, un parente, un amico, un conoscente, ma sono stati anche un'enorme tragedia per la nostra cultura di friulani, che da quel momento, grazie ai finanziamenti arrivati, cambiò per sempre. Si persero tradizioni, si persero conoscenze, si persero lingue, dialetti, differenze. Oltre alle donne, agli uomini, ai bambini, agli animali, si perse quello che era il Friuli. Sì, fu ricostruita Gemona, furono ricostruiti altri paesi come erano, con orgoglio, però in verità l'anima dei friulani si perse quel 6 maggio del 76 per sempre. Credo che ci sia un ragionamento profondissimo da fare su quello che è stato il passato e su quello che è stato il futuro del dopo terremoto. Abbiamo in quei finanziamenti ricostruito delle fabbriche, ma io continuo a ribadirlo, abbiamo perso una tradizione che non c'è stata naturalmente più restituita. Quindi tanto orgoglio, ma è anche il tempo un po' della riflessione. Un saluto a tutti quanti e un abbraccio, e insomma, viva Friuli! E allora dal Santarossa scrittore al Santarossa Monsignore. Buonasera, Don Angelo. Senta, volevo chiedere anche a lei un suo ricordo personale della notte del 6 maggio del 76. Beh, io mi trovavo a Palmanova, al quinto piano, e presi due bambini, poi sentii sotto i piedi che ballava il pavimento, presi due bambini, li portai sotto l'arco della porta, perché mi avevano spiegato che è la parte più sicura, e poi mi precipitai giù delle scale. Un'ora dopo salivo sull'elicottero con un medico e qualche chilo di medicinali e andai a portare il primo soccorso a Montanars. Anche lei era là? Ero là e io rimasi su in Friuli dal 7 di maggio fino al 27 aprile dell'anno successivo. Per cui assistei anche al crollo di una parte del Duomo di Gemona. Ero all'interno il 15 settembre, che fu la seconda scossa, con due professori dell'Università di Trieste, e i muri cominciarono a ondolare. E mi ricordo che i due professori, mi ricordo il nome, Giorgetti e Finetti, presero paura. Andiamo fuori. No, dico, fermi, dico, perché voi mi dovreste insegnare che i muri non cadono mai.
a destra o a sinistra, ma cadono su se stessi. Abbiamo assistito al crollo dei muri del Duomo di Gemona, che fu poi ricostruito qualche anno. Quindi, ma la cosa che mi colpì di più furono la capacità degli uomini di tutti i reparti bersaglieri, alpini, eccetera, perché da Gemona noi portammo via 27 alpini morti quella notte, 27 alpini, perché crollò completamente la caserma di Gemona e non si salvarono se non quei pochi che riuscirono a uscire dalle camerate, e io ebbi 27 alpini morti che poi accompagnai piano piano nei vari paesi di origine per celebrare i funerali. Quindi ricordo questi uomini in divisa che non hanno fatto tempo di scappare, sono morti lì. Terribile. Senta, parliamo di qualcosa che ci mette un più po' piacevole, più, sì. Più allegria. La festa della mamma che si celebra Si celebra l'8 di maggio. Io, come sono solito fare nelle parrocchie dove porto un po' di servizio, ogni tanto mi invitano in qualche famiglia e vado volentieri a prendere un caffè o a fare due chiacchiere, soprattutto dove ci sono bambini. E vorrei entrare nelle vostre case in punta di piedi per salutarvi e soprattutto per cercare se c'è una mamma o una nonna, perché anche le nonne sono mamme, per dirle tre cose. La prima, grazie che ci avete messi al mondo, perché forse ci siamo dimenticare di ricordare che se siamo in questo mondo e stiamo parlando, lo dobbiamo perché abbiamo avuto una mamma che ci ha generato e che ci ha fatto crescere. La seconda cosa che vorrei dire a voi, custodite voi stessi per essere in grado di custodire i vostri figli. Non permettete a nessuno, nemmeno a chi magari è pur mamma, di poter strumentalizzare i vostri bambini. Voi siete la fabbrica della vita. La persona più importante del mondo, l'ho già detto altre volte, sono le donne, ma sono soprattutto le donne mamme, la fabbrica della vita. In un momento nel quale le natalità stanno scomparendo e aumentano i morti, guardiamo un momentino all'India, noi abbiamo bisogno delle mamme, perché sono loro che si curano la vita e l'educazione dei figli. La seconda cosa, non permettete a nessuno di spiegare ai vostri figli il mondo affettivo o sessuale dei vostri figli. Non è compito della scuola, non è compito della chiesa, non è compito delle istituzioni. Voi siete le maestre dei vostri figli. Dovete lavorare, dovete dirigere, dovete governare. Fate qualsiasi cosa, ma il vostro primo compito è quello di custodire, di crescere e di educare questi vostri figli. Non permettete che nessuno metta le mani sui vostri bambini e per piacere lasciate che i bambini vi chiamino mamma. Non siete genitore 1, genitore 2, genitore 3. Che vi chiamino mamma, la parola che in tutto il mondo, sono stato nelle tribù Sioux del Nord Canada, sono stato in Kenya, ho visto che in tutto il mondo la mamma viene chiamata mamma, non con la lingua del paese dove si appartiene. Per piacere, lasciate che i bambini chiamino mamma la mamma, e non c'è bisogno di altre qualifiche, di altri titoli. Le mamme sono solo e soprattutto mamme. E quindi vi faccio l'augurio di continuare la vostra missione, perché senza di voi il mondo non ha un futuro, non ha un domani. È l'augurio che vi faccio. E vi posso ancora dire che sabato sera, in una chiesa della nostra diocesi, esattamente a Cecchini, io al termine della messa vespertina cosiddetta, consegnerò una rosa a tutte le mamme presenti a quella celebrazione. È un gesto di affetto e di riconoscenza. Quindi auguri, mamme. Grazie a Monsignor Santa Rosa e arrivederci a giovedì prossimo. Grazie, buon lavoro. Allora, sulla proposta del Green Pass per le vacanze abbiamo le dichiarazioni di Federalberghi Spiagge Venete nel servizio di Alessio Conforti.
Fa discutere e non poco l'introduzione del Green Pass per favorire i viaggi in Europa e gli spostamenti in Italia. Federalberghi Spiagge Venete, attraverso il presidente Alberto Maschio, non nasconde le proprie perplessità. Crediamo fermamente che tutto ciò che è paletti o ostacoli alla possibilità di muoversi liberamente non aiuti certamente il turismo. Nel far questo oltretutto non capiamo l'aspetto comunicativo e quindi troviamo del tutto inopportuno dover dare un nome a delle semplici regole, delle semplici norme che sono quelle che già vigevano in qualche modo prima. Il pass verde, come ha avuto modo di spiegare il presidente del Consiglio, Mario Draghi, consentirà ai cittadini di spostarsi liberamente tra regioni di colore diverso senza obbligo di quarantena. Dovrà contenere determinate informazioni come l'avvenuta vaccinazione, la certificazione di avvenuta guarigione al Covid-19 o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti allo spostamento. Allora siamo con Silvia Pasqual, che si presenta alle prossime amministrative a San Vito al Tagliamento con la lista Vivo San Vito che sostiene il candidato sindaco. Vivere San Vito. Vivere San Vito. Vivere San Vito, pardon. Che sostiene Alberto come candidato sindaco Alberto Bernava. Buonasera. Beh, Pasqual. Ciao, buonasera. Intanto vorrei fare un piccolo off topic, nel senso vorrei ringraziare lei e tutto lo studio per avermi concesso di essere qui oggi e aver sentito queste testimonianze bellissime dal vivo. Perché sentirle qua dalla voce proprio vera di queste persone piuttosto che della TV è tutta un'altra storia. E ora allora, passiamo... Sì, l'argomento di oggi che volevo trattare con te, ti davo del tuo, okay. Se permetti continuo a darti del tuo, era il discorso delle riaperture, no? Siamo ancora in un limbo e lo chiedo a te perché tu di professione, insomma, sei l'esercente di un... gestisci un pubblico esercizio, quindi... Come vedi la situazione? Diciamo che il limbo è sicuramente il termine adatto, nel senso sono delle riaperture poco certe, con poche linee guida, quasi campate per aria direi. E, si parla tanto di sostegni, aiuti alle aziende, di ristori, quando ciò che è arrivato a chi ha potuto avere una somma da parte dello Stato e della Regione e sono stati praticamente spiccioli rispetto a quello perso, a quello, tutto quello che è stato perso. Ecco. Ecco perché io credo che non solo lo Stato e la Regione debbano mobilitarsi, ma anche i comuni stessi. E, io, come tanti altri giovani che hanno una partita IVA, ho dovuto prosciugare i miei risparmi per sopperire le perdite che ho avuto. E credo che questo non sia giusto e non abbia neanche senso, soprattutto se deve rimanere la paura che a settembre dovremo ricominciare con l'apri e chiudi pandemico e sicuramente non fa bene a nessuno. E invece per chi è dipendente la situazione credo che sia ancora peggiore. Ci sono ragazzi che sono in cassa integrazione da più di 10 mesi e non sono tutelati. Soprattutto una persona che da 10 mesi campa con 700 o meno euro al mese Non ha nessun aiuto, anzi forse è peggio che rischiare di prendere insomma il Covid a lavoro. Diciamo che se il dipendente viene lasciato a casa, lo Stato deve mantenerlo e dargli la possibilità di mantenere la propria famiglia. Mario Draghi in uno dei suoi ultimi discorsi ha toccato 3 punti che sono fondamentali per le giovani generazioni. Punto primo è il welfare. Quindi il cosiddetto benessere che siamo lontani anni luce da raggiungere. Punto secondo, occupazione. Nel 2019 il numero di disoccupati giovani, la percentuale di disoccupazione giovanile raggiungeva il 22% nel 2019. Adesso con lo sblocco dei licenziamenti sarà sicuramente più alto e quindi molti perderanno il proprio lavoro. E casa. Sappiamo che per un giovane un'agevolazione, un aiuto all'acquisto o alla creazione della prima casa è molto importante, uno per crearsi il proprio futuro e due per magari mettere su famiglia, così aiutando anche l'indice di natalità italiano a rialzarsi e sappiamo che è cronico, è bassissimo. Certo. Parliamo di 1.2 per donna quando dovrebbe essere almeno al 2 per essere stabile, quindi almeno 2 figli per donna.
Ecco, in chiusura, io credo che la cosa peggiore, soprattutto per una partita IVA, per un imprenditore, per un esercente, un pubblico esercizio, è proprio questa situazione di incertezza che sta perdurando. Insomma, a settembre cosa succederà? Anche perché, insomma, come la mettiamo con fornitori, dipendenti e quant'altro? Guardi, settembre è una sfida, diciamo, perché magari l'estate andrà, se va, se lavoreremo, se la campagna vaccinale continuerà. Sono tante incognite e in tanti stiamo anche un po' perdendo la speranza insomma, c'è il rischio imprenditoriale, lo sappiamo, però quando siamo costretti a dover chiudere le nostre aziende, rimanere a casa noi per primi come imprenditori che lavoriamo 7 su 7, domenica, Natale, Pasqua, la comunione dei figli, sempre, dover rimanere a casa intanto è logorante, doloroso, visto che ci mettiamo la vita per andare avanti, e soprattutto dover continuare con quest'ansia di dover chiudere domani è improponibile. Quindi settembre è veramente una sfida. Grazie a voi. Pasquale, candidata al Consiglio Comunale di San Vito al Tagliamento. Allora, sono stati chiusi due locali a Cividale del Friuli per aver somministrato alcolici a minori di 16 anni. Abbiamo il servizio di Giovanni Aiello. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Cividale hanno eseguito due provvedimenti di sospensione dell'attività ai titolari di due locali cividalesi. In entrambi i casi la decisione è legata alla somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. Il primo decreto è stato notificato al titolare di un bar di via Manzoni e dispone lo stop per 15 giorni. Il titolare era stato denunciato per aver in più occasioni somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni, da inizio estate al mese di ottobre 2020. La polizia locale e i carabinieri della città ducale avevano già effettuato anche interventi per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Il secondo provvedimento di 7 giorni è stato applicato nei confronti del titolare di un locale, posizionato nella corte di Lorenzo Brosadola, anche lui denunciato per aver venduto alcolici a minorenni. E abbiamo un ospite anche in Veneto perché c'è l'ingegnere Cristian Rampazzo con Alessio Conforti, prego. Grazie, con Cristian Rampazzo, ingegnere, la stagione insomma balneare si avvicina, sono tanti i temi, ingegnere, lei che si occupa insomma anche della progettazione, dell'allestimento delle spiagge, ma anche delle novità riguardanti appunto la stagione balneare. Si sa già che ai tempi del Covid insomma sono stati introdotti delle novità, degli accorgimenti importanti, però anche quest'anno 2021 sarà centrale per la costa veneziana. Quali le ultime novità, ingegnere? Buonasera telespettatori. Allora, le ultime novità, Alessio, sono queste. Nella fattispecie ne abbiamo due importantissime quest'anno. Sulla scorta di quello che è stato fatto l'anno scorso, che abbiamo dato l'opportunità di aprire le spiagge con la sanificazione un po' in anticipo rispetto ai tempi, abbiamo creato un protocollo Covid Protection a marchio AsaCert con un prodotto Ecolabel per poter dare l'opportunità agli stabilimenti balneari di entrare in una zona blu che possa in qualche modo garantire la sicurezza per i propri operatori e soprattutto per i turisti. Ecco, un protocollo che, se non erro, insomma, verrà adottato a Jesolo, ma che insomma può riguardare anche un po' tutte le spiagge in questo senso. Assolutamente sì, ci sarà comunque un'ufficializzazione anche a livello regionale nei prossimi giorni, dove verranno proprio, diciamo così, spiegati i dettagli e date un po' le linee guida principali su come il tutto verrà attivato. Questa un po' è la prima novità, che io ovviamente la sto presentando così un po' in anteprima, ma da un punto di vista più tecnico che istituzionale, perché ci sono poi degli accordi anche sinergici con le associazioni categoria dei balneari. Poi magari ci troveremo, non appena anche il tempo lo consentirà, perché oggi proprio non si poteva fare, magari andremo in spiaggia anche, ci farà vedere anche da un punto di vista tecnico
come cambierà anche il modo di vivere la spiaggia, perché rispetto al passato sarà un modo di vivere la spiaggia che cambia. Va bene per il Covid, va bene per il rispetto delle normative, ma anche perché bisogna guardare comunque, al di là di tutto, al futuro. Che arenile si immagina, non dico per Jesolo, ma anche magari per Caorle, per Bibione, per altre località limitrofe, da qui ai prossimi anni, ingegnere? Allora, direi che la logica è sempre quella basata anche su quello che è il significato di quello che stavo dicendo poc'anzi, che vogliamo arrivare a generare un protocollo benessere dove si possa arrivare nelle nostre località turistiche con questo tipo di atteggiamento, con questo tipo di possibilità. Tant'è che quest'anno presenteremo anche il primo lettino tecnologico, visto che noi siamo un po' quelli che abbiamo fatto le innovazioni, abbiamo inserito le innovazioni sugli arenili balneari con l'ombrellone automatizzato, l'apertura automatizzata dell'ombrellone, la cassetta di sicurezza elettronica, i bagni autopulenti. Quest'anno in particolar modo inseriremo il lettino tecnologico J-Bed, che darà la possibilità di sentire la musica psicoemozionale attraverso delle vibrazioni. E questo sarà proprio nel concetto di portare la wellness direttamente nelle spiagge, quindi chiameremo il futuro della spiaggia Wellness Luxury Beach. Beh, è un mondo che cambia, se si pensa, io che sono amante anche della spiaggia, ma come tantissimi telespettatori, anche come era una volta, no? Con le vecchie sedie sdraio, piuttosto che insomma, adesso si vanno verso addirittura dei lettini che, grazie ai quali si può anche ascoltare della musica. È un mondo che cambia questo. Un mondo che cambia, perché comunque benessere è un concetto ampio, ma che sta sempre all'interno di quello che prevede anche la normativa europea nell'agenda anche 2030, che vuole proprio portare questo concetto complessivo di benessere in tutte le varie fasi della vita, sia lavorativa che in qualche modo di svago, anche come nella fattispecie che stiamo parlando per quanto riguarda il mondo del turismo, e quindi di quando vado a fare anche una vacanza è un tema prevalente. 30 secondi, poi vedremo le linee guida anche nei prossimi giorni, ma credo che anche per questa stagione rivedremo la sanificazione a ogni utilizzo, no, di ogni lettino. Assolutamente. Penso. Sì, questo sarà appunto, rientrerà nei protocolli. L'importante, come ho detto all'inizio, che vengano utilizzati dei prodotti compatibili con la sabbia, e quindi ecco perché il marchio Ecolabel del nostro consorzio Serenissima, che si occupa di tutto questo tema. Grazie a Cristian Rampazzo per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Che può tornare a Pordenone. Allora è tornata a trovarci Guglielmina Cucci, che è assessore al Comune di Pordenone. Tra i tanti referati regge anche quello delle politiche europee. Buonasera. Sì, Cucci. Buonasera a lei, direttore. Senta, l'intercettazione di fondi europei è alla base di molti progetti che anche questa amministrazione sta portando avanti. Assolutamente sì, è un referato che appunto per la competenza e la capacità di gestione, a partire dall'intercettazione alla progettazione e quindi anche allo svolgimento, alla gestione e alla rendicontazione dei progetti, ci sta dando effettivamente delle grandi gratificazioni, non solo perché abbiamo avviato una convenzione, siamo riusciti appunto a coinvolgere ben 9 comuni, 8 di questi sono comuni di area vasta e uno invece è Veneto, perché è il comune di Val Dobbiadene, e quindi è un riconoscimento a Pordenone quale ruolo chiave nel reperimento dei fondi europei, proprio per la competenza che in questi anni ha saputo dimostrare. Senta, la partnership con un paese con termine come l'Austria. Sì, allora da tempo il Comune di Pordenone ha avviato una relazione privilegiata con il Land della Carinzia per uno scambio reciproco di esperienze e anche di opportunità di crescita e sviluppo del territorio, che tra l'altro ha consentito proprio al polo tecnologico di essere inserito in una progettualità transfrontaliera innovativa. Sulla base di questo lavoro e quindi ripercorrendo il percorso
attraverso le azioni virtuose attuate proprio con la Carinzia, si è svolto un incontro con il presidente di Friuli Innovazione, nonché manager di un importante centro di ricerca e innovazione della Stiria, l'ingegner Daniele Cozzi. È stato un incontro molto proficuo, ma anche molto propositivo, perché ci ha dato l'opportunità di condividere proprio sulla esigenza e anche sulla necessità, appunto, di allargare e accrescere le partnership sia con soggetti pubblici che con soggetti privati, per creare comuni intenti anche a livello transfrontaliero, finalizzati appunto ad uno sviluppo economico, ma anche allo sviluppo della competitività delle nostre imprese e delle nostre comunità. In questo contesto è nata anche l'idea di dare forma ad una task force per unire le buone pratiche, le esperienze sin qui adottate da noi e anche oltre confine, e per poter ragionare sempre di più senza confini, proprio anche sulla scia degli scenari che la nuova programmazione 2021-2027 aprirà, mettendo a disposizione degli Stati membri ingenti risorse finanziarie. Anche in questo contesto un soggetto privilegiato sarà ancora una volta il Polo Tecnologico Alto Adriatico, non solo per il ruolo che ha di contatto e anche di supporto concreto nei confronti delle aziende del nostro territorio e non solo, ma anche per la capacità di creare occasioni di sviluppo che attraverso il reperimento di fondi o le collaborazioni transfrontaliere rappresentano adesso una partita cruciale proprio per lo sviluppo del territorio pordenonese, ma anche del territorio di Area Vasta. Senta, in chiusura, parliamo di turismo. Sì. Perché ripartono sabato, mi pare, no? Sabato 8 ripartono le visite guidate a Palazzo di Chieri. Sì. Parte la nuova programmazione attuata da Promo Turismo per l'estate, ma sarà una programmazione che vede, che ha calendarizzato fino ai primi mesi del 2022 le visite sia guidate alla città che appunto al Museo Richieri. Al Museo Richieri partiranno sabato pomeriggio alle ore 15 con le stesse modalità che ormai sono modalità note e sono entrate un po' nella tradizione, e quindi si partirà anche con un solo visitatore. Il costo è di 10 euro e per i ragazzi al di sotto dei 12 anni è gratuito. Il percorso delle visite guidate alla città verrà comunicato a breve. Benissimo, grazie all'assessore Guglielmino Cuzzi. Grazie a lei. E abbiamo un ospite con Alessio Conforti anche in Veneto. Prego. Sì, con Alessandro Simonetto, che è presidente della FIMA, che per quanto riguarda la provincia di Venezia è la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affare. Presidente, ben ritrovato. La domanda è d'obbligo con lei, perché insomma, parlando anche di affittanze, qual è la situazione al momento che riguarda un po' tutta la nostra costa Venezia? Grazie dell'invito, e posso dire in maniera abbastanza serena che c'è stato e c'è tuttora una forte richiesta anche nei paesi principi dal punto di vista della nostra clientela, quindi io penso all'asse Berlino-Vienna, a partire sicuramente dal mese di luglio fino al periodo di settembre. Il motivo è sotto gli occhi di tutti, perché quando ci sono delle situazioni dal punto di vista sanitario abbastanza, come posso dire, imprecise dal punto di vista della comunicazione e soprattutto imprevedibili, si fa fatica a ragionare e a fare programmazione, ad esempio nel mese di maggio e nel mese di giugno, che sono i mesi entranti. Ma da quello che vedo, almeno a livello generale, al di là dei protocolli che potranno essere utilizzati, io mi auguro in maniera molto efficace, sicuramente ci sta un po' così rasserenando il clima che può essere giustamente indotto da quelle che sono le comunicazioni collegate a quarantena, coprifuoco, certo, che sono la morte del turismo. Poi anche il tema dello stesso Green Pass, no, Presidente? Sì. Ultimamente. Ecco, il tema del Green Pass è importante, bisogna rendersi conto che è un documento che di solito
può assimilare o quantomeno viene ricordato in altri contesti quando si va all'estero a chi ha avuto la possibilità, dove vengono chieste delle vaccinazioni. Quindi non c'è niente di nuovo. Bisogna stare attenti perché il Green Pass è importante ed efficace se è vero che abbiamo tutti la possibilità di vaccinarsi. Perché dal momento in cui tutti abbiamo la possibilità di vaccinarsi, forse è anche corretto che qualcuno possa utilizzare il Green Pass. Diversamente lo vedo in questo momento uno strumento abbastanza limitante o limitativo, perché non è vero e non è neanche giusto che io, che magari non ho avuto la possibilità di vaccinarmi, non perché non voglia, ma perché non so il vaccino, magari mi trovo limitato nella mia libertà d'azione, soprattutto nel muovermi all'interno di un contesto sempre in sicurezza, ma meno vincolante che ad un documento come il Green Pass. Presidente, mi pare di capire che sul fronte delle prenotazioni, anche dell'interesse della PIL per quanto riguarda le affittanze degli appartamenti turistici, insomma, il trend pare essere buono. Sì, sì, confermo. Le richieste sono già arrivate ancora all'inizio del mese di marzo e anche nel sotto Pasqua, proprio perché comunque sia la voglia di, chiamiamolo così, per quanto riguarda la costa veneta, tutta, si può dire, da Grado fino a Rosolina, si può intendere che c'è un forte interesse da parte dei nostri, come si può dire, clienti d'abitudine o comunque d'oltre Alpe. Anche perché, scusi se la interrompo, l'appartamento in sé riporta anche lo status di convivenza che magari c'è già in una famiglia piuttosto che più famiglie, quindi anche da un certo punto di vista l'anno scorso venne visto in modalità più sicura, effettivamente chiaramente anche quest'anno può essere replicato come concetto. Assolutamente sì, devo dire che comunque il sentiment è più o meno la fotocopia del 2020, quindi tecnicamente è vero, è corretto pensare che un posto per definizione safe, nel senso la casa, quindi l'appartamento in vacanza, possa dare delle garanzie anche a livello psicologico rispetto ad altre realtà che magari possono creare forse motivo di paura oppure di titubanza. Però posso dire che dal punto di vista proprio tecnico non ci sono, a mio avviso, nessun tipo di problema, perché quando si rispettano le indicazioni si può tranquillamente soggiornare, godersi la vacanza e avere un risultato soddisfacente come si attende uno che va in vacanza. Tutto dal qua. Vostro osservatorio, che estate 2021 sarà? Allora, è un'estate abbastanza timida, proprio per i motivi che sappiamo, è un'estate un po' più complicata, forse per colpa della comunicazione, a volte anche imprevedibile, a causa dell'andamento, diciamo così, dell'emergenza sanitaria, che non può dare delle indicazioni precise. Sappiamo tutti che dal punto di vista turistico dobbiamo avere delle garanzie per fare della promozione, quindi è mancata anche nel 2021, però devo dire che just in time funziona, cioè mi spiego, dal momento in cui ci saranno regole certe e possibilità di operatività, beh, io mi aspetto un grandissimo flusso come quello che è successo l'anno scorso. Grazie ad Alessandro Simonetti. Grazie a voi. Per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Siamo con l'assessore all'ambiente del comune di Pordenone, Stefania Boltin, che saluto. Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori, ben ritrovati. Allora, continua l'iniziativa Puliamo i quartieri, giusto? E se non sbaglio, sabato toccherà all'ambito alle sponde del Noncello. Sì, proprio lunedì scorso abbiamo avuto un incontro con Ascom Confcommercio e con tutte le associazioni che partecipano a questa iniziativa. Tra l'altro si sono aggiunti anche i volontari del quartiere Beato Dorico. Si aggiungono ogni volta i volontari della Chiesa di Scientology. E abbiamo anche la novità che adesso siamo riusciti ad avere in mezzo ai nostri volontari anche i volontari di Ripuliamo Pordenone, che come vedete spesso anche sui social stanno facendo degli interventi veramente lodevoli, per quali io ringrazio costantemente in giro per la città. Infatti queste signore, anche magari pensionate, girando, facendo le passeggiate giornaliere, raccolgono tutti i rifiuti che trovano abbandonati in città, e questo è veramente un lodevole servizio che viene fatto per tutta la comunità. Quindi, come vi dicevo, lunedì scorso abbiamo avuto un incontro presso la sala conferenze di IGEA con tutti questi attori e abbiamo fissato il calendario per i prossimi interventi, quindi per gli interventi fino al 3 di luglio. Partiremo proprio questo sabato alle ore 10, ci troveremo nel parcheggio Marcolin, presso il parcheggio Marcolin, e da lì partiremo per pulire via Codafora, il parco 4 novembre, il parcheggio Marcolin stesso, faremo la riviera Asca, faremo anche tutta la zona adiacente al tribunale e il parcheggio multipiano del tribunale. Questo sarà il primo intervento, cercheremo di intervallare un sabato la mattina e un sabato il pomeriggio. Adesso partiamo alle 10 la mattina questo sabato, poi ci sarà quello successivo alle 14.30,
Poi quando la stagione diventerà più calda, quindi nel mese di giugno, cominceremo la mattina un pochino presto, una mezz'ora prima alle 9:30, mentre invece il pomeriggio ritarderemo per le 16 per abbattere un pochino anche le isole di calore che possiamo incontrare lungo le nostre passeggiate per la raccolta di tutti i rifiuti che vengono trovati abbandonati in città. Come sempre, la componente maggiore di questi rifiuti abbandonati è quella dei mozziconi di sigaretta, una problematica molto diffusa che bisognerà in qualche modo cercare di portare alla diminuzione, quindi cercando di sensibilizzare sempre di più le persone, perché tante volte si vede anche l'automobilista che passa, sta fumando, abbassa un attimo il finestrino e lancia dalla finestra, però sappiamo che per degradare un mozzicone di sigaretta ci vogliono veramente tantissimi anni. E nell'ultimo intervento che abbiamo fatto a Valenoncello avevamo tanti bambini insieme a noi come volontari che facevano raccolta. Questo è molto interessante. Eh sì, perché bisogna comunque cominciare dai bambini, perché ricordiamo sempre che i bambini sono le nostre piccole spugne, quindi assorbono i comportamenti virtuosi e poi li portano a casa. E loro facevano a gara, uno in un lato e uno nell'altro magari della strada, e contavano tutti i mozziconi raccolti. I numeri sono veramente spaventosi. Senta, ma è un privato cittadino che volesse aggregarsi, basta che si presenti nel luogo dell'appuntamento? Nel luogo di ritrovo, perché poi adesso verrà girato in tutti i social e anche sui giornali girerà proprio il calendario di tutti gli appuntamenti. Basta trovarsi nell'ora indicata, nel luogo indicato, e da lì verrà fornito tutto il materiale che fornirà GEA. E si parte poi suddivisi in piccoli gruppetti per la raccolta dei rifiuti. Ricordiamo sempre che siamo in periodo pandemico, quindi sempre con mascherina, sempre con distanziamenti e sempre con il gel a seguito. Verranno comunque dati guanti monouso, che poi vengono naturalmente cestinati, verranno date delle pettorine, anche quelle igienizzate volta per volta, se non sono proprio quelle monouso, e quindi nella tutela maggiore anche dei volontari. Vi aspettiamo numerosi, quindi sabato alle 10 presso il parcheggio Marcolin. Bene, grazie a Stefania Voltin. Grazie a lei, buona serata a tutti. Ed è stata inaugurata oggi al PAF, la Casa del Fumetto di Pordenone, al Parco Galvani, la mostra dedicata al grande illustratore Nino Manara. Prego il servizio. Al Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone c'è Manara Secret Gardens, mostra internazionale di Nino Manara. In esposizione dal 7 maggio al 15 agosto 2021, disegni originali, illustrazioni e materiale raro dei mondi immaginari di Manara ispirati alla seduzione femminile. Giulio De Vita, Manara Secret Gardens, raccontaci questa mostra. Beh, una mostra di caratura internazionale, ovviamente, perché Manara è l'autore italiano vivente più conosciuto al mondo. E quindi siamo particolarmente contenti di una mostra del genere. E la mostra si concentra essenzialmente sugli universi che lui ha esplorato, della fantasia, del fantasy, della fantascienza, anche della ricerca storica. Per questo la parola Secret Gardens va a essere interpretata in diversi modi. Secret Gardens come universo, l'universo nascosto che è dentro l'anima delle donne, ma anche tutti questi universi narrativi che lui ha esplorato attraverso 130 opere e una novantina di originali preziosi e anche alcune opere fatte da autori importanti come Federico Fellini e Ugo Pratt, che hanno collaborato con lui. La mostra, arricchita da proiezioni e contenuti audio e video, è sostenuta da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Pordenone. Sindaco, una grande mostra al Palazzo del Fumetto. Una grandissima mostra, ospite Manara, quindi un gigante del fumetto. Fumetto che, come ha spiegato il maestro, non è semplicemente Topolino per i bambini, ma una grande forma, una grande espressione artistica, una narrazione attraverso le immagini. Il PAF è un contenitore culturale preziosissimo di cui Pordenone deve essere orgoglioso, che proietta a livello internazionale la nostra città, confermando la sua vocazione di capitale culturale indipendentemente dai riconoscimenti formali. Il PAF, che è un contenitore che ha diverse espressioni, cioè quella del fumetto, ma anche quella dei corsi di formazione, anche quella della musica, della relazione con altre espressioni artistiche. È stata una scommessa ed è una scommessa che abbiamo vinto. Tutte le informazioni sulla mostra di Manara sono disponibili sul sito del Palazzo del Fumetto, paf.it. Allora siamo con la dottoressa Francesca Vaccaro, che è la nostra fiscalista di riferimento. Buonasera, dottoressa. Buonasera, bentrovati.
Allora, e l'argomento di questa sera? Allora, stasera mi concentrerai sulla bozza del decreto sostegni bis, perché all'interno della bozza, che sottolineo è una bozza ma recepisce delle indicazioni che erano state già anticipate, quindi siamo fiduciosi, vengono posti degli interventi a sostegno nuovamente di delle aziende che hanno chiesto finanziamenti nel momento Covid, beneficiando di quello che è stato il complesso sistema del decreto liquidità, che ha previsto di fatto delle garanzie a sostegno delle aziende da parte del SACE da una parte e del fondo garanzia piccole e medie imprese dall'altra, che avevano come target le aziende, diciamo così, medio-grandi per semplificare molto nel caso della SACE e piccole e micro nel caso del fondo garanzia dipendenti. Stiamo parlando di tutte quelle garanzie concesse appunto attraverso questi enti da parte dello Stato come garanzia pubblica a sostegno delle aziende che in questa fase storica si sono rivolte alle banche per ottenere appunto finanziamenti. Sostanzialmente l'intervento del decreto sostegni bis in bozza prevede che per il mondo SACE, quindi per tutte le aziende che hanno beneficiato della garanzia SACE, ci sia una proroga della garanzia fino al 31 dicembre 2021, cosa che senza questo intervento normativo scadrebbe al 30 giugno 2021. Non sono stati rimodulati i termini e la lunghezza dei finanziamenti, cosa che invece è stata fatta per le garanzie concesse dal Fondo Garanzia Piccole e Medie Imprese, quindi per tutte quelle aziende che invece hanno avuto accesso in base al decreto 13 di quello che è stato il decreto liquidità, il DL23/2020, a delle formule di sostegno e di garanzia, tra le quali c'era anche quella famosa dei 25.000 euro, che poi sono diventati 30.000 euro, ma che in realtà si inseriva in un contesto che aveva anche molte altre varianti. In particolare, per queste aziende, quindi per il Fondo Garanzia Piccole e Medie Imprese, che si rivolge alle imprese fino a 499 dipendenti, quindi di misura minore, e viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 la copertura del Fondo di Garanzia, ma con che possibilità? Allora, di richiedere l'estensione della durata di quelli già in essere, già richiesti, ancora in essere al 30 giugno, quando in teoria scadrà, per arrivare dai 6 anni agli 8 anni e fino ai 10 anni, avendo sostanzialmente lo stesso finanziamento, quindi senza doverne chiedere uno nuovo e poi chiuderlo, ma con lo stesso finanziamento. Oppure chiedere un nuovo finanziamento a partire dal 1 luglio 2021 con le nuove regole, con la possibilità di avere una garanzia non più del 90 ma dell'80%, quindi è stata ridotta, fino ai 6 anni, fino agli 8 anni del 70% e fino ai 10 anni del 60%. In cambio di questo allungamento viene però fatto pagare una commissione per la garanzia, che nel decreto liquidità era prevista invece come garanzia gratuita. È tutto in bozza, è un'indicazione comunque che ci è arrivata da più parti, quindi monitoreremo la versione definitiva del decreto, ma per adesso apriamo a queste nuove possibilità. Benissimo, grazie a Francesca Vaccaro, dottoressa commercialista. Alla prossima. E quindi noi adesso abbiamo il meteo, un piccolo break pubblicitario e poi la palla passa alle redazioni di Udine e del Veneto. Non andate via, grazie. Buonasera a tutti. Situazione meteorologica caratterizzata dal passaggio di un fronte nella giornata di domani, che vedrà quindi un po' di piogge sparse, più frequenti verso est in mattinata, poi del pomeriggio rovesci temporali da nord-ovest portando verso sud-est in serata, poi miglioramento con ingresso di vento di bora moderato sulla costa. Temperature stazionarie con massime non oltre i 20 gradi in pianura. Sabato e domenica bel tempo, da sereno o poco nuvoloso a velato, bora moderata sabato mattina e poi venti di brezza che si ripresenteranno anche domenica, con temperature in aumento specialmente in quota. In ogni caso le massime di domenica supereranno i 20 gradi in pianura appena al di sotto sulla costa, invece lo zero termico passerà dai 2500 metri sabato fino oltre 3500 domenica. Bel tempo anche lunedì, poi evoluzione ancora incerta, potrebbe arrivare un flusso umido da sud-ovest, ne riparleremo. Direi che è tutto, una buona serata. Ben ritrovati gentili telespettatori dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Nuova edizione del telegiornale che apriamo subito con il ricordo, perché il 6 maggio 1976 è una data che il Friuli Venezia Giulia non dimenticherà mai. Abbiamo raggiunto Guido Mattioni, giornalista e scrittore, che ci ha raccontato la sua testimonianza. Quella sera lì stavo rientrando a Udine, appunto alle Travocasa, sono
mi ricordo, sono uscito dall'ascensore a casa mia, sono entrato, ho fatto il tempo di entrare a casa, quindi se no avrei fatto la notte probabilmente in ascensore, questione di un minuto, e la casa in quel momento abbiamo sentito, prima cosa si è sentito quello che è stato veramente la cosa più terribile dell'esperienza del terremoto, è più della scossa ancora, è il boato, che potrei definire, chiamiamolo un muggito della terra, un qualcosa di un ululato della terra, qualcosa di veramente di terribile, che è durato parecchio, adesso non mi ricordo più quanto, questo urlo, chiamiamolo, della terra, e poi la casa che ha cominciato a ballare, e tu perdi quella che è, penso per ogni uomo, la sensazione più di maggiore sicurezza, cioè quella che è data dal luogo dove metti i piedi, dove tieni i piedi, che sei abituato a sentirlo come qualcosa di solito. Era diventato, ricordo, questo pavimento, che una casa tra l'altro costruita di quelle vecchia maniera, muri molto grossi, eccetera, questo pavimento che è diventato come di gomma, cioè sotto i piedi non c'era, era una cosa che si muoveva, era liquido in un certo senso. Mi ricordo il terrore dei miei genitori, io, pur non avendolo mai vissuto un terremoto prima, ma avevo letto, eccetera, ho realizzato subito che cosa si trattava, perché molti pensarono appunto anche per questo grido della terra a un'esplosione, qualcosa d'altro. A freddo, presi i miei genitori e li portai sotto un architrave, tenendomeli stretti, insomma, perché avevo letto che era il posto in caso di terremoto più sicuro. Però posso anche dire che in quel momento, non sapendo come sarebbe andata a finire, cioè mi resi conto di una cosa, che in quel momento io pensavo che sarei morto con i miei genitori, che la casa sarebbe crollata, tanto si muoveva, si scuoteva violentemente, e mi sono reso conto di una cosa, almeno io personalmente, poi magari sono diverso dagli altri, mi sono reso conto che non ho nessuna paura di morire, cioè lo consideravo un fatto di una grande, di assoluta immutabilità, cioè io non ci potevo fare niente, e quello mi ha fatto perdere qualsiasi possibilità di avere paura, cioè non avevo paura, ero preoccupato con i miei, sapevo di essere con i miei, che la casa sarebbe crollata e io con loro, quindi in quel momento, per assurdo che possa sembrare, o che ti possa sembrare, ma lo giuro, cioè non sto bluffando, non avevo in quel momento nessuna paura. Questo è il momento dell'immediato, se poi in quel giorno lì mi dissero vai su, perché se vuoi fare i colleghi più anziani di me, eccetera, se vuoi andare e vuoi fare il giornalista, perché quello era il mio sogno, dice vai su che almeno trovi qualcosa, trovi dei colleghi. E in effetti così capitò, andai a Gemona, un po' per motivo, perché sapevo che era l'epicentro, è stato il grande cimitero sui 1000 morti, mi sembra, vado a memoria, più di 300 sono stati a Gemona. Anche poi era il paese dove era nata mia mamma, quindi lo conoscevo bene, eccetera. E arrivai in questa devastazione, lasciando la macchina non mi ricordo dove, eccetera, eccetera, e feci a piedi questa strada in salita che portava su alla piazza centrale, passando davanti al Duomo semidiroccato, e feci tutta questa, con le scosse che continuavano, anche a rischio, perché è una strada stretta, quindi è tra case semicrollate, e arrivai sulla piazza centrale, adesso sinceramente non ricordo il nome della piazza, però ricordo che la conoscevo benissimo per com'era, e vidi una cosa che non avevo mai visto, cioè era ridotta una distesa di pietre con già gli uomini della protezione civile, no, ancora non si chiamava protezione civile, comunque c'erano i vigili del fuoco, militari che, avendo più di tante caserme, ma c'erano anche militari già carinziani arrivati nella notte stessa, che stavano scavando con le mani. E dopo questa toccante testimonianza, torniamo alla cronaca. Nella notte alcuni malviventi si sarebbero introdotti in un punto vendita Sportler di via Tavagnacco, dove hanno fatto razzia di prodotti. I ladri sono passati da una finestra sul tetto e hanno portato via moltissimi prodotti, tra cui orologi, zaini, computer e strumentazione varia, per un valore che si attesta intorno ai 30.000 euro.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine e il corpo vigili notturni della Mondialpol, ma i ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, facendo perdere le proprie tracce. A San Daniele del Friuli invece un uomo è stato truffato, il tempestivo intervento da parte dei carabinieri però ha permesso di rintracciare i responsabili. Un uomo di 58 anni, residente nel comune di San Daniele del Friuli, ha denunciato una truffa che lo ha portato a perdere quasi 3.000 euro. Il 58enne aveva messo in vendita una stufa a legna online, ma invece di essere pagato dagli acquirenti, è stato indotto a versare su tre diverse carte prepagate la somma totale di 2.900 euro. Una volta scoperto l'inganno, si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di Fagagna. I militari dell'arma hanno provveduto ad avviare l'indagine e scoperto i responsabili. Si tratta di quattro persone denunciate a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa. Un uomo di 33 anni di origine sarde, un 37enne trevisano, un 24enne cittadino indiano ma residente a Roma e una donna di 31 anni piemontese, tutti con precedenti di polizia. Le quattro persone individuate come responsabili sono stati deferiti nella giornata di ieri. Due persone sono stati controllati a bordo di un'autovettura in via Petracco a Trieste poco dopo le 3 della scorsa notte da una volante. Si tratta di una coppia di triestini di 27 anni e 42 che sono stati denunciati per appropriazione indebita. La vettura sulla quale si trovavano a bordo si trovava per riparazioni in un'officina presso la quale lavorava l'uomo, il 42enne, che è stato denunciato. La donna invece che stava guidando proprio l'autovettura si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test ed è stata deferita in stato di libertà alla locale procura della Repubblica. Entrambi sono stati sanzionati anche per essersi trovati a quell'ora in strada senza giustificato motivo in violazione alla vigente normativa antipandemica. Il triestino inoltre è stato invitato più volte a indossare il dispositivo di protezione per il bocca-naso e non ha mai risposto a questa richiesta. Si parla tanto anche del coprifuoco, la Coldiretti FVG dice che lo stop del coprifuoco andrebbe a giovare a più di 300 agriturismi in regione. Un eventuale superamento del limite delle 22 per il coprifuoco salverebbe i 24.000 agriturismi italiani, particolarmente colpiti dai limiti di orario perché situati nelle aree rurali lontani dalla città e quindi raggiungibili in tempi più lunghi dagli ospiti provenienti dai centri urbani. Ad affermarlo la Coldiretti in riferimento alla proposta delle regioni dello spostamento alle 23 del coprifuoco, in vigore su tutto il territorio nazionale. Interessati, ricorda la presidente dell'Associazione Terra Nostra, Giorgia De Luca, 343 agriturismi di Coldiretti FVG, di cui 243 con ristorazione. Il servizio all'aperto è più facile negli agriturismi che dispongono di ampi spazi nel verde dove le distanze non si misurano in metri, ma in ettari, e c'è anche chi offre agli ospiti la possibilità di cenare sotto gli uliveti in mezzo alle vigne che stanno germogliando oppure nell'orto per raccogliere direttamente la verdura, sottolinea Coldiretti FVG. L'allentamento dei vincoli è molto atteso dopo che le chiusure a singhiozzo dell'inizio della pandemia hanno tagliato i redditi degli operatori agrituristici con perdite di fatturato stimate dalla Coldiretti nazionale in 1,2 miliardi di euro. Gli agriturismi, rimarca De Luca, spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letti e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi più sicuri in cui è più facile garantire il rispetto della misura di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. L'agriturismo svolge un ruolo centrale per le vacanze made in Italy post-Covid, perché contribuisce in modo determinante al turismo in prossimità delle campagne italiane per garantire il rispetto delle distanze sociali ed evitare l'affollamento in spiagge e città, aggiunge Diego Scaramuzza, presidente nazionale di Terra Nostra. Hanno già superato quota 500 iscrizioni alla 28esima edizione della Corsa per Haiti, la corsa cosiddetta della ripartenza. La corsa della ripartenza, della resilienza, della convinzione che lo sport e il ciclismo in particolare siano un veicolo di straordinaria efficacia nella promozione del territorio, delle idee, dei prodotti e delle iniziative di solidarietà. Su questi elementi si basa la 28esima Corsa per Haiti che si disputerà domenica 16 maggio tra Cividale, Valli del Torre del Natisone e Colli Orientali. Sono già circa 500 gli iscritti all'evento, tra i quali Tommaso Elettrico, vincitore di ben 4 edizioni della Maratona delle Dolomiti, oltre che campione del mondo del 2018.
L'evento è stato presentato a Cividale da Sante Chiarcosso, anima della Chiarcosso Help Haiti, e dell'assessore cividalese Giuseppe Ruolo, alla presenza dei sindaci e degli amministratori dei territori interessati al passaggio della corsa, e di Stefano Ballock, in rappresentanza del Mittelfest. Con tanta fatica e coraggio stiamo procedendo per realizzare una manifestazione importante come la Gran Fondo Corsa per Haiti. Abbiamo già 500 iscritti e contiamo di aumentare ancora la quota dei partecipanti, ha detto Sante Chiarcosso. Definiremo una sorta di bolla, come al Giro d'Italia, con zone diverse per la sicurezza di tutti i partecipanti. Non ci saranno assembramenti e anzi almeno 30-40 persone tra la zona di partenza e arrivo e lungo il percorso saranno destinate ai protocolli anti-Covid. Crediamo nella forza del messaggio solidale e nella potenza dello sport come veicolo e ci fa molto piacere continuare a portare avanti la promozione del nostro territorio e dei prodotti locali, iniziativa per la quale avremo stretto un accordo con la Regione qualche anno fa. È un investimento che abbiamo voluto fare per sottolineare l'importanza di una grande manifestazione. Sono due le diverse tipologie di competizione agonistica della corsa per Haiti, la Gran Fondo e la Medio Fondo, alle quali si aggiungono la ciclosportiva e la cicloturistica, entrambe non competitive. La Gran Fondo di 153 km partirà da Cividale del Friuli, nei pressi del Palasport. La Medio Fondo comprende un percorso di 108 km e ricalca il percorso della Gran Fondo tranne i passaggi sul Matayur. La ciclosportiva si correrà su un percorso di 101 km lungo le valli del Torre. La cicloturistica per Haiti nelle valli del Torre e del Natisone si correrà su un percorso di 72 km e ricalcherà il percorso della ciclosportiva, terminando però al primo passaggio su Cividale del Friuli. Tutte le altre informazioni sono reperibili sul sito www.elpahaiti.it. Ha preso il via oggi invece l'edizione del Festival Grado Isola delle Donne. Parlare delle donne, dei talenti al femminile, delle questioni di genere in rapporto al nostro tempo, storia di resistenza e resilienza al femminile, è il tema della quarta edizione di Grado Isola delle Donne, promosso dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Grado. Il festival, ideato dall'assessora Federica Lauto con lo studio VS & Co., sarà proposto quest'anno in una versione online, prevedendo la conduzione degli incontri in diretta da una suggestiva location gradese, la terrazza della biblioteca comunale, che domina a lungomare la spiaggia e dei suoi spazi interni. Il festival sarà in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube del Comune di Grado. Oggi c'è stata la prima giornata del festival nel segno della bellezza, dell'eleganza, della femminilità, così come del benessere delle persone e del pianeta, ma anche storie di donne coraggiose, eroine del nostro tempo. L'inaugurazione ufficiale con Federica Lauto è stata alle 17 e nel presentare il programma delle giornate ha letto l'intenso messaggio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre, insignita del Comune di Grado della cittadinanza onoraria, che ha voluto ribadire la sua vicinanza a Grado e al festival. Ringrazio per questa onorificenza che istituisce tra noi un vincolo sentimentale, oltre che democratico e civico, e auguro il miglior successo all'edizione 2021 di Grado Isola delle Donne. Il programma, ricco di incontri, arte e fantasia, è il modo migliore di promuovere la soggettività femminile, così come l'intera comunità civile, all'insegna della resilienza e resistenza. Spicca in tutte e tre le giornate di festival anche l'inedito tour virtuale sulle tracce di Maria Callas e Pierpaolo Pasolini durante le riprese del film Medea nella Laguna Gradese, dal titolo Divina Laguna. Un format interattivo a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria, ideato e condotto da Giulia Naizza sulla piattaforma Lapwing Tours. Per partecipare basta inviare una mail a isoladeledonnegrado@gmail.com e ricevere così il link per la diretta. Per questa edizione del telegiornale è tutto, ringraziamento a voi per averci seguito dalla redazione di Udine, Gorizia e Trieste di Telepordenone. Dopo una breve pausa per la pubblicità, la linea va al collega del Veneto. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone. In apertura il Covid-19, perché domani sarà la giornata dedicata alle nuove classificazioni. Per quanto riguarda il Veneto è stata comunicata la presenza di un indice di contagiosità, il famoso RT a 0,97. Ricordiamo che con uno può scattare la zona arancione. Una situazione che un po' ci preoccupa, ha detto oggi
l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Ma ci sono altri parametri che fortunatamente sorridono al Veneto: il valore dell'incidenza del contagio 97 su 100.000 abitanti, così come l'occupazione ospedaliera al 15% sia in area non critica sia in terapia intensiva, con le soglie che invece non dovrebbero superare il 30 o il 40%. Dunque numeri anche che da un lato destano qualche preoccupazione, ma dall'altro fortunatamente tracciano una linea positiva sul fronte relativo all'andamento del virus. Oggi il generale Figliuolo ha comunicato, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, come dal 10 di maggio ci sarà il via libera per le prenotazioni alla vaccinazione contro il virus per i cinquantenni. Proprio sul fronte delle vaccinazioni, e tornando al Veneto, l'assessore regionale Manuela Lanzarin ha ribadito l'ultima chiamata alle persone di età superiore ai 60 anni, invitandole a vaccinarsi. Hanno priorità nella prenotazione ancora per pochi giorni e poi si partirà con i cinquantenni, come detto poc'anzi. Poi nel pomeriggio è arrivata la notizia appunto diramata da Figliuolo. Il Veneto, attraverso la conferenza delle regioni, ha ribadito che le richieste di modifica alle norme anti-Covid attualmente in vigore sono molteplici. Abbiamo presentato una serie di emendamenti: posticipare di un'ora il coprifuoco, ha detto ancora Lanzarin, e portarlo alle 23, anticipare al 1 giugno l'apertura dei parchi tematici e chiarire le regole all'interno, specificare alcune norme sugli eventi, consentire l'apertura di centri commerciali e negozi anche nei weekend. Si pensa anche alla stagione 2021 che ormai è alle porte. Questo nuovo Green Pass fa discutere e non poco le categorie. Federalberghi, spiagge venete, così com'è, è un ostacolo. Sentiamo Alberto Maschio, coordinatore dell'ente turistico. Crediamo fermamente che tutto ciò che è paletti o ostacoli alla possibilità di muoversi liberamente non aiuti certamente il turismo. Nel far questo oltretutto non capiamo l'aspetto comunicativo e quindi troviamo del tutto inopportuno dover dare un nome a delle semplici regole, delle semplici norme che sono quelle che già vigevano in qualche modo prima. Ripetere, è un aspetto di comunicazione fondamentalmente. Allora, dato che il Green Pass prevede la possibilità di spostarsi liberamente, quindi senza obbligo di quarantena per chi fosse già vaccinato, per chi avesse contratto il virus negli ultimi 6 mesi e quindi avesse una carica di anticorpi sufficiente, o chi fosse tamponato nelle 48 ore prima dell'arrivo, garantisce appunto la possibilità di muoversi liberamente senza quarantena. Crediamo che per delle semplici norme come queste, che sostanzialmente equivalgono a dire che chi dovesse avere sintomi o Covid deve starsene a casa, non ci sia bisogno di istituire un Green Pass o carta verde, come la si voglia chiamare, che dà semplicemente l'idea di un ulteriore paletto per potersi spostare. Semplicemente ci sono delle regole così come c'erano prima. Per cui a livello di comunicazione, che in questo momento è fondamentale e nel turismo lo è forse ancora di più, credo che questa soluzione non vada in una direzione di apertura, di fiducia nei confronti degli ospiti e che quindi dia la sensazione di un qualcosa da dover fare per potersi spostare da un paese all'altro o all'interno dello stesso paese. Sì, sembra quasi paradossale che l'efficacia, la capacità, l'attenzione che l'estate scorsa è stata prestata da parte di tutte le imprese, di tutte le categorie nel cercare di garantire e tutelare la salute dei nostri ospiti, dei nostri collaboratori, quindi delle nostre aziende, con risultati direi eccellenti, sia forse valsa a nulla, e che quindi non si parta da quello per poter garantire delle riaperture con forse maggior semplicità e senza cercare di complicarle, come direbbe il nostro governatore, a volte sembriamo un po' troppo un ufficio complicazioni a fare i semplici. A proposito di turismo, necessarie strutture e organizzazione per garantire spiagge sicure, lo fa sapere in una nota la sindaca di Cavallino Treporti, che ha incontrato di recente il direttore dell'US4 Mauro Filippi. Nell'occasione è stata insomma anche presentata la nuova direttrice socio-sanitario Paola Paludetti. Abbiamo approfittato di questo incontro per un confronto, ha detto Roberta Nesto, su alcuni temi importanti. Ebbene, la necessità di potenziare quanto prima il servizio legato alla Pentecoste, punto cruciale per la ripartenza di Cavallino Treporti. Da sola la località registra quasi 6,5 milioni
di presenze potenziali, il servizio legato ovviamente al punto di primo intervento per i turisti. Abbiamo sollecitato una risposta circa l'attivazione di un hub vaccinale che sia di sostegno sia per la popolazione residente che per i dipendenti delle imprese territoriali ed eventualmente, secondo quanto affermato dal commissario straordinario Figliuolo, anche per i giovani che scelgono Cavallino Tre Porti per le loro vacanze. Un aspetto che rientra nel concetto di spiaggia sicura e nell'ambito di città balneare trattato con il ministro Garavaglia durante l'incontro con la delegazione dei sindaci del G20 Spiagge. Rispetto alle parole del presidente Draghi alla riunione dei ministri del turismo del G20 svoltosi sotto la presidenza italiana, la sindaca Nesto ha puntualizzato la preoccupazione rispetto al rischio di possibili corridoi turistici quali quelli verso Spagna e Grecia, che stanno vagliando provvedimenti unilaterali per l'accoglienza turistica. E com'è il punto sulla vaccinazione? Anche quali le speranze per l'imminente bella stagione? Ebbene, il collega Rosario Padovano oggi a Roma ha incontrato il senatore Razzi, proprio a pochi metri da Montecitorio. Senatore Razzi, stiamo vivendo questa epopea che sembra un'odissea per i vaccini. Lei cosa ne pensa? Si risolverà a stretto giro di posta? Io spero che in autunno, dopo aver vaccinato tutti, speriamo che torniamo alla normalità. Meglio in estate forse? Sarebbe meglio in estate anche per l'economia, anche per gli imprenditori, specialmente quelli che vivono con quello, perché l'Italia vive col turismo, specialmente i balneatori, i ristoratori, gli albergatori, che si trovano in un guaio, inguaiati tutti. Senatore, per quanto riguarda i rapporti internazionali le faccio un'ultima domanda. Secondo lei con l'avvento di Biden potrebbe esserci anche una recrudescenza dei cattivi rapporti con la Corea del Nord oppure no, visto che lei è un esperto in questo campo? Ma io mi auguro, dovrei scrivere come ho scritto a suo tempo a Trump, e Trump è stato un grande... È stato di parola alla fine. È stato di parola perché lui aveva detto che voleva incontrare Kim. E lo ha fatto. Io da anni avevo parlato a Kim per dire che doveva incontrare il Presidente degli Stati Uniti d'America e l'ha fatto. Io spero che Biden si mette la mano nel cuore e fa anche questo passo, ma per il bene dell'umanità. Perché comunque chi ha la bomba? Una guerra nucleare non lo vorrebbe nessuno. Io spero che non accada. Cronaca, un forte boato percepito anche dai residenti della località e poi due donne che ora sono ricoverate in ospedale in condizioni gravissime. Il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina a Sovramonte nel Bellunese in località Sorriva. Al civico 158 i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una deflagrazione che ha reso completamente inagibile l'edificio. Secondo una prima ricostruzione sembra che tutto sia stato causato da una fuga di gas. Una 54enne si trova al centro Grandi Ustionati di Padova e lotta tra la vita e la morte a seguito delle pesanti ustioni riportate. Una 98enne invece all'ospedale di Feltre, la prima è la badante dell'anziana che questa mattina si sarebbe recata in cucina per preparare il caffè. Dopo poco è accaduto il peggio con la potente esplosione che ha distrutto completamente la casa. L'esatta dinamica al vaglio della sezione tecnica dei pompieri che poco dopo le 9 si sono precipitati sul posto arrivando da Feltre con 3 automezzi assieme al personale sanitario del SUEM 118, che ha preso in cura le due ferite. La più grave ha raggiunto il capoluogo euganeo in elicottero. Doppio sequestro in poche ore da parte della Guardia di Finanza in Veneto. Il primo blitz delle Fiamme Gialle è stato eseguito lungo la strada statale Romea. Si è trattato di un carico con all'interno 120 kg di ricci di mare provenienti dalla zona di Chioggia e diretti verso la Puglia. Il prodotto era all'interno di un furgone. È stato sequestrato e poi rigettato in mare. Il secondo blitz invece nel Rodigino in prossimità dell'uscita del casello autostradale A13 di Villa Marzana. Qui i Baschi Verdi hanno fermato un mezzo che proveniva dalla Campania ed era diretto al Veronese. Dentro vi erano 16.200 giocattoli prodotti in Cina, tutti non conformi alla normativa di settore. Il furgone oltretutto era sprovvisto di tagliando assicurativo. Terza corsia, il sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto, opera vitale per la scorrevolezza del traffico, oltre al fatto che si tratta di una realtà legata al turismo, come la spiaggia di Bibione. Ebbene, basterebbe che qualcuno che deve assumere decisioni percorresse il tratto di strada in questione, ha detto il sindaco Codognotto.
per capire che ci si trova incastrati tra due corsie larghe come una strada di quartiere, e ciò non è accettabile. Questa terza corsia è vitale per diminuire incidenti, per la scorrevolezza, per il trasporto e il turismo. Qui si parla di una realtà da 25 milioni di turisti tra Jesolo, Caorle, Eraclea e Bibione. Spesso ci sentiamo, purtroppo, dice il sindaco, cugini poveri rispetto a una regione a statuto speciale con la quale ben ci confrontiamo e collaboriamo da sempre. Noi ci siamo impegnati con i master plan della viabilità, quindi dal basso vogliamo capire cosa bisogna fare e siamo pronti a fare appunto la nostra parte. Concentriamoci tutti, altrimenti la situazione è sempre più faticosa in un periodo in cui tutto è diventato, dice Codognotto, più difficile. A proposito di autostrada, preoccupazione in mattinata per un uomo sorpreso per ben due volte a pedalare lungo la tratta Latisana-Portogrualo. Percorre per due volte l'autostrada in bicicletta, ciclista, tratto in salvo dai tecnici di Autovie Venete. Sono stati attimi di apprensione quelli vissuti questa mattina in A4 per la presenza di un soggetto di nazionalità straniera, sorpreso in sella a una bicicletta lungo la tratta Latisana-Portogrualo, nei pressi dello svincolo della città dell'Emene. Una scena a cui hanno assistito anche diversi automobilisti in transito sull'arteria di collegamento tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in un momento centrale per la viabilità autostradale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per il ciclista, portato in salvo prima che potesse accadere il peggio, non per una, bensì per due volte. Il primo intervento degli ausiliari del traffico è avvenuto attorno alle 8:30 con la presenza del soggetto che pedalava in direzione Venezia. È stato accompagnato all'uscita autostradale dagli operatori, ma due ore più tardi lo stesso è ricomparso in direzione Trieste, pedalando in contromano dopo essere entrato probabilmente da qualche accesso laterale alla carreggiata in prossimità di qualche cavalcavia. I tecnici di Autovie Venete lo hanno raggiunto convincendolo con professionalità ad abbandonare la tratta. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia stradale e l'uomo alla fine è stato accompagnato in commissariato a Portogrualo. A proposito di Portogrualo, tregua armata dopo il vertice di martedì sera nella sezione della Lega, richiesto dopo i problemi in consiglio comunale dal sindaco Florio Favero. Il motivo del contendere è legato al fatto che il gruppo Lega ha abbandonato il consiglio del 30 aprile, mettendo in grave imbarazzo il primo cittadino, non votando il debito fuori bilancio stabilito per obbedire alla sentenza del TAR sul risarcimento di 24.000 euro a una ditta che si è vista in corso d'opera interrompere gli interventi alla piscina comunale da ristrutturare. Il punto sul debito fuori bilancio verrà discusso nel consiglio comunale convocato per domani alle 19. La riunione in casa Lega, secondo quanto si apprende, si è protratta fino a sera tarda. Il sindaco Florio Favero è ottimista, tutto è risolto, mi sento molto tranquillo, ha detto dopo essermi confrontato con la base. Sono fiducioso per il voto che arriverà tra poche ore. Il percorso pedonale, ciclo pedonale lungo la Piave, valore aggiunto per la qualità di vita degli studenti e dei residenti di proprietà del consorzio pubblico, caratterizzato appunto da diverse situazioni che insomma meritano di essere approfondite, come ha fatto sapere in una nota il presidente dello stesso consorzio BIM Bacino Imbrifero Montano, Valerio Busato. L'utilizzo da parte di svariate tipologie di utenti significa però anche adottare dei comportamenti tali da far convivere in sicurezza le esigenze di tutti i fruitori. È una questione di educazione e di rispetto verso il prossimo. La pista del BIM non è quindi da considerarsi un impianto sportivo destinato ad attività singole o specifiche, bensì è un bene collettivo finalizzato al benessere, dove attività motorie, natura e paesaggio convivono meravigliosamente. Con la stagione estiva, la bellezza e la cura di questi luoghi attirano centinaia di persone al giorno, ma risulta chiaro come attività sportive di preparazione agonistica o comportamenti irrispettosi nei confronti di altri utenti siano incompatibili con lo scopo del percorso, sino a diventare in alcuni casi anche pericolosi e dannosi. Ed è attivo invece dai giorni scorsi il nuovo piano urbano della mobilità sostenibile che coinvolge tutta la città metropolitana di Venezia.
La città metropolitana di Venezia, su iniziativa del sindaco Luigi Brugnaro, ha attivato il percorso per la realizzazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Si tratta di uno strumento di pianificazione strategica metropolitano che ha come obiettivo quello di sviluppare una visione di sistema della mobilità condivisa con i 44 comuni del territorio, aspirando alla realizzazione di un sistema della mobilità coerente con i principi dello sviluppo socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile. In occasione della conferenza dei sindaci, Luigi Brugnaro ha presentato ai singoli primi cittadini dei comuni del territorio metropolitano quello che sarà il piano di lavoro che prevede la costruzione del PUMS della città metropolitana. Siamo chiamati come amministratori a garantire un'efficiente organizzazione della mobilità che si svolge tra i centri urbani di grandi, medie e piccole dimensioni del territorio della città metropolitana, spiega Brugnaro. Il PUMS che dovremo costruire quindi non si sostituisce alla pianificazione della mobilità in ambito urbano, che rimane di competenza di ciascun comune, ma si occuperà di svolgere un ruolo di coordinamento per garantire infrastrutture e servizi di trasporto pienamente integrati tra loro, che corrispondano alle esigenze degli spostamenti di residenti, non residenti e turisti, nonché del trasporto delle merci, un lavoro che porterà beneficio a tutto il territorio anche in prospettiva di futuri investimenti. Per centrare questo obiettivo, il PUMS deve essere in grado di proporre soluzioni progettuali efficaci ed efficienti in tutte le fasi dello spostamento di passeggeri e merci, dal punto di inizio del viaggio per il percorso da seguire, la combinazione di mezzi utilizzabili per informarsi, prenotare ed effettuare pagamenti di servizi. Sono 8 quindi le sfide che costituiscono la declinazione degli obiettivi e delle linee di intervento della programmazione euronazionale per i prossimi 10 anni, che dovranno essere integrati nel PUMS, tra le quali investire in una rete di trasporto pubblico rapido sia su ferro che su gomma, in sede fissa o riservata, sia in ambito urbano che extraurbano, realizzare fasce di ambientazione e mitigazione su terra e su acqua, sulla viabilità extraurbana esistente o di nuova realizzazione, su alcuni canali lagunari, così come incentivare la transazione dall'utilizzo di mezzi di proprietà alla mobilità intesa come servizio basato sulla possibilità di prenotare e pagare tramite app l'utilizzo di qualunque combinazione di mezzi di trasporto, a partire dai treni, bus, car sharing, bark sharing, taxi e così via. Tra gli obiettivi anche quello di garantire informazioni in tempo reale sull'offerta di servizi di trasporto pubblico e sullo stato di funzionamento della rete stradale, dei parcheggi per le auto e veicoli merci, trasferire e scambiare le informazioni e i dati piuttosto che spostare le persone, aumentare il livello di accessibilità ai poli strategici e ai servizi metropolitani principali, alle aree più attrattive del nostro territorio e infine promuovere l'educazione intergenerazionale alla mobilità sostenibile, indirizzata sia alle nuove generazioni che agli anziani, con l'obiettivo di agevolarli ad un uso corretto dei nuovi servizi di mobilità. Andiamo a Jesolo, nel cuore della Movida. Piazza Mazzini sarà caratterizzata da un nuovo impianto di videosorveglianza, lo annuncia il Comune, che ha fatto sapere come sia arrivato il semaforo verde, l'approvazione del progetto che prevede il riposizionamento e l'installazione di nuove telecamere ad alta tecnologia che miglioreranno l'efficacia e l'efficienza del sistema di videosorveglianza urbana, consentendo un più attento monitoraggio di alcune aree particolarmente sensibili. Il progetto prevede quindi l'installazione di telecamere ad alta tecnologia che sono dotate di un controllo di aree vaste estese sia in larghezza che in profondità, mantenendo un'elevata qualità delle immagini. Il diverso numero di sensori, in particolare quelli multifocali, assicurano non solo l'osservazione dei luoghi, ma tramite ingrandimento delle immagini di riconoscere una persona o un oggetto, addirittura di consentirne l'identificazione in una zona caratterizzata in passato, insomma, anche da diversi episodi come per esempio risse, aggressioni, ma anche operazioni delle forze dell'ordine legate alla sicurezza e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Bibione, la parrocchia, si prepara a un evento che avrà vasta risonanza anche tra i turisti da un punto di vista religioso. Dall'8 al 18 luglio sarà infatti possibile venerare sulla chiesa del litorale le reliquie di Carlo Acutis, il ragazzino di 15 anni che Papa Francesco lo scorso anno aveva proclamato beato. Il caso fece scalpore perché a poche ore dalla beatificazione il corpo dell'adolescente si presentava praticamente intatto. Carlo Acutis è definito il santo dei giovani e dei supporti
rapporti legati all'informatica e ai computer. Nato a Londra il 3 maggio del 91, morì a Monza il 12 ottobre del 2006 per un male incurabile. Nella sua giovane vita aveva esercitato molto intensamente la professione di fede. Dal 2006 a oggi sono spuntati numerosi gruppi di preghiera in Italia e nel mondo. Il miracolo attribuito al beato riguarda la guarigione inspiegabile di un bambino ormai dato per deceduto. Lo scorso anno la parrocchia di Bibione, ricordiamo, ospitò le reliquie di San Pio da Pietralcina e di San Giovanni Paolo II. La pallamano d'Erzo, passiamo allo sport. Dopo la gara 1 di semifinale scudetto con il Brixen, la squadra è in vantaggio nella serie. Domani alle 18, gara 2, un match che ha riservato luci e ombre. C'è qualcosa di positivo oltre al risultato. Nessuna delle ragazze aveva voglia di mollare un centimetro. Queste le dichiarazioni della società. Ora la Mechanic System vuole chiudere i conti e guadagnare l'accesso alla finale. A proposito di sport, non perdetevi a seguire dopo il meteo gli highlights del Porto Gruaro calcio femminile. La programmazione continua con il fatto a cura di Luigi Gandhi. Per l'informazione è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci. Venerdì permangono condizioni di variabilità a tratti di instabilità con nuvolosità irregolare, più frequente e consistente sulle zone montane. Durante le ore centrali la probabilità di rovesci e temporali sarà nel complesso medio-alta 50-75%. Limite della neve intorno ai 2100-2200 metri. Temperature minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna, massime in generale aumento. A Bressanone, sul terreno delle Brixenobi, le padrone di casa arrivano dopo due vittorie, quella contro l'Unterlandamen nel derby e il 7-0 contro la Spal, ma hanno poco da chiedere. Chi invece ha molto da giocarsi sul campo in provincia di Bolzano è il Porto Gruaro, che viene da diverse sconfitte consecutive e per colpa degli acciacchi appunto è costretto a fare a meno di diversi possibili titolari. Mister Tomasello mette tutti e tre i nuovi acquisti di gennaio dal primo minuto in campo, ma sarà fin dall'undicesimo il Brixenobi a fare la partita. Pallone messo nel mezzo, la respinta della difesa del Porto Gruaro, ma Santin infila con un destro chirurgico sotto l'incrocio. Gran gol di Annalena Santin, che sblocca dunque il risultato dopo poco più di 10 minuti. Non si ferma il Brixenobi. Pallone all'indietro, respinta di Comacchio è sul tapin. Bilak, undicesimo gol in campionato. Siamo al ventesimo ed è già 2-0 per il Brixenobi, che non smette di attaccare, vuole mettere al sicuro la pratica, la squadra allenata da Marco Castellaneta. E poco dopo, con un'azione, lo vedremo sugli sviluppi di calcio di punizione, raggiungerà il tris con la numero 7 Abler, che prima si vede parare una conclusione da Comacchio e poco dopo segnerà su calcio di punizione. Prima c'è un calcio d'angolo battuto dal Porto Gruaro con esito infruttuoso e Gallo quest'oggi in attacco per le Granata. Dicevamo di Abler, trentesimo minuto, grande calcio di punizione, palo e gol, nulla da fare per Comacchio, 3-0. Ed è anche per Abler il gol, il quinto in campionato. Ma dicevamo, non si fermano le padrone di casa. Pallone qui calciato dal centro dell'area, che trova la deviazione di Stockner, quinto gol anche per lei. Siamo alla mezz'ora ed è già 4-0, ma non finisce la macchina da gioco del Brixen. Altra percussione sulla destra, pallone messo nel mezzo, la numero 9 Rainer devia in gol per la classe 96 e l'undicesimo gol in campionato. E poco dopo però non è finita, ancora Rainer, ancora con il destro, dodicesimo gol in campionato. Dunque scavalca la sua compagna Bilak, momentaneamente duello in vetta che però si ripete poco dopo. Qui c'è stavolta Stockner, lo vedremo poco dopo il duello, ma stavolta Stockner al 59esimo con il suo sesto gol in campionato gira alla Bettega un invito centrale. E poco dopo il calcio dai 10 metri di Keshdorf trova l'angolo alla sinistra di Comacchio dopo che la difesa del Porto Gruaro aveva tentato di respingere. Dunque Porto Gruaro che si prepara
ad affrontare l'Isera nella prossima partita, e sarà una sfida decisiva per la salvezza, dato che si scontrano due formazioni divise da un solo punto e saranno appunto punti decisivi. L'ultimo squillo è quello di Bilak, che al 69esimo segna il 12esimo gol in campionato, raggiunge dunque Rainer, finisce così il portogruaro, incassa il secondo 9-0 in trasferta consecutivo e si prepara alla partita più importante.